giorno lungo il mio cammino, quale gioia sulla sua mano. Sì, Gesù è sempre a me vicino, non temo, egli è il mio sovrano. Del futuro no, non sono ansioso, col suo amore mi conforta il mio, nelle prove trovo il mio riposo, nelle lotte sono vincitore. È Gesù la guida che conduce sul sentiero che porta verso me. Sua grazia non verrà mai me, mi ripete non aver timore, negli affanni io ti sosterrò, a vivere nel tuo redentore, nuova forza e grazia ti darò. Vorrei star sicuro sul tuo cuore, dentro di lì, Gesù, anche se il cammino si fa oscuro, bramo solo la pace di lassù. Tutto dalla mano tua paterna prenderò con gioia un mio sì, pace a te. Anche stasera siamo insieme, grazie siano rese a Dio e grazie a Dio che ogni giorno lungo il nostro cammino abbiamo sempre il Signore. Dovunque andiamo dobbiamo fare la fila, aspettare, rimandano fra un mese, fra due mesi, mentre il Signore è sempre lì pronto per risponderci, anche stasera. Mentre siamo insieme vediamo messaggi che ci arrivano di credenti che ricevono dal Signore grazia anche mentre siamo lì in linea con la TV, perché il Signore è sempre presente ed opera in nostro favore. Vogliamo metterci insieme di pari sentimento, abbiamo dei fratelli che man mano uno dopo l'altro si susseguono per portare il pensiero di quello che Dio vuole dire a noi questa sera. Credo che abbiamo già il fratello Marocco dal Canada che è dietro la tenda, lo vogliamo invitare così. Pace a te, mi senti? Sì, ti sento fratello Petrone, pace. Bene, allora ci guidi in preghiera e poi noi ti seguiamo, lasciati guidare dallo Spirito Santo, va bene? Grazie. Padre Celeste, di nuovo veniamo nella tua presenza. Padre, non ci dimentichiamo mai di quello che tu hai fatto per noi. Ci hai salvati, ci hai tirati dal regno delle tenebre, ci hai portati nel tuo magnifico regno. Padre, hai perdonato tutti i nostri peccati e hai messo doni che possiamo utilizzare per la tua gloria. Perciò ci arrendiamo a te nuovamente oggi, mentre che siamo qui per portare il tuo messaggio divino a tanti che ascoltano. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te un'altra volta. Guida ogni pastore oggi. Ancora tocca tutte le persone che stanno ascoltando. Lo chiediamo nel nome forte di Gesù nostro Signore. Amen. Amen. Voglio trattare il soggetto "Non perdiamo il primo amore". Questo perché voglio che tutti ci ricordiamo di quello che il Signore ha fatto per noi. Il testo principale è Apocalisse capitolo 2, versetti 1 a 7. Leggiamo
da Apocalisse 2, 1 a 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Vogliamo esaminare una delle lettere che fu indirizzata alla chiesa di Efeso. Nel futuro esamineremo le altre lettere, Dio volendo. Il libro dell'Apocalisse fu rivelato a Giovanni verso la fine della sua vita, mentre che stava sull'isola di Patmo. Lui scrive alle sette chiese di Asia Minore. Delle volte ho pensato che se Dio dovesse scrivere una lettera a noi, alle nostre chiese, cosa direbbe di noi? Cosa direbbe delle nostre chiese? Cosa direbbe delle nostre famiglie? Molte volte pensiamo che la Chiesa è cambiata. I giorni sono più difficili, le condizioni sono diverse, le sfide di oggi sono più grandi, ma cari, abbiamo lo stesso arcinemico che aveva la Chiesa primitiva, che aveva anche Cristo Gesù quando ha camminato su questa terra. Le tentazioni sono le stesse. Lo stesso mondo esiste ancora oggi, anche se siamo più emancipati, più conoscenza, più istruiti. Le cose spiritualmente parlando, sono le stesse. E la risposta di 2000 anni fa è la risposta ancora oggi. Dobbiamo avvicinarci di più a Dio, dobbiamo cercare la faccia del Signore, dobbiamo avere lo Spirito Santo che ci guida, ci guarda e ci dà potenza per servirlo. Io credo che mentre leggiamo questa lettera ci sono principi che Dio vuole che noi applichiamo alla nostra vita oggi e alle nostre chiese. La città di Efeso era la città principale di Asia Minore. Tutte le lettere che leggiamo, a cui Gesù ha indirizzato un messaggio, tutte le chiese iniziano con un incoraggiamento. Gesù sta guardando questa chiesa di Efeso e la incoraggia. Abbiamo letto che Gesù ha detto: io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, so che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova i falsi apostoli. E cari, Cristo ha incoraggiato la Chiesa dicendo: per prima avete lavorato duro. Questa non era una Chiesa che non voleva lavorare, era una Chiesa abbastanza attiva. Gesù ha detto: siete costanti, nonostante le difficoltà che appassate, rimanete perseveranti nella fede. Non si sono lasciati prendere da venti di circostanze. La città di Efeso era una città piena di immoralità, ma la Chiesa è rimasta fedele al Signore. Sono certo che c'era persecuzione per quelli che amavano il Signore, ma nonostante tutto questo,
sono rimasti fedeli al Vangelo che era stato dato loro. Giacomo dice, leggiamo insieme Giacomo 1, 2 a 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. Cari, le prove, le circostanze, se rimaniamo vicini al Signore, ci faranno più forti. Diventeremo completi, di nulla mancanti. Gesù sta incoraggiando questa chiesa anche perché hanno resistito il peccato. Gesù disse: non puoi sopportare i malvagi. La chiesa sempre deve starsi attenti che piano a piano non si scivola nell'inganno diabolico, nel peccato. Evidentemente c'erano uomini e donne in mezzo alla chiesa di Efeso che si chiamavano credenti, ma in realtà erano malvagi. Vivevano nel peccato, erano stati ingannati, intrappolati da Satana. La chiesa di Efeso non hanno tollerato questo in mezzo di loro. Cari, l'immoralità era ovunque, ma la chiesa di Efeso ha saputo resistere all'immoralità. Avevano messo alla prova anche quelli che si chiamavano apostoli. Gesù li incoraggia. Ha detto: avete fatto qualcosa di meraviglioso. Non era cosa facile da fare, ma la chiesa di Efeso ha mostrato abbastanza discernimento verso questi falsi apostoli. Avevano un forte discernimento. Cari, dobbiamo del continuo pregare che lo Spirito Santo ci dia discernimento affinché possiamo esaminare il falso dal vero. Sembra che nei tempi del Nuovo Testamento c'erano in diverse circostanze quelli che si chiamavano sommi apostoli, cioè erano al di sopra degli apostoli, si facevano meglio degli altri apostoli. Molte volte Paolo ha dovuto combattere questi tipi di persone. A un punto Paolo indirizza loro i segni di un apostolo. Infatti in 2 Corinzi 12, 1 a 12, 11 a 12, Paolo dice: sono diventato pazzo vantandomi, siete voi che mi ci avete costretto. Infatti io avrei dovuto essere da voi raccomandato, perché in nulla sono stato da meno di quei sommi apostoli, benché io non sia nulla. Certo, i segni dell'apostolo sono stati compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova, nei miracoli, nei prodigi, nelle opere potenti. Cari, il vero apostolo, come tutti gli altri ministeri, si riconosce dai frutti, non dalle parole, non dalle situazioni di emozioni. Il vero ministero chiamato da Dio ha prove, vi sono i frutti. Gesù non ha detto per niente: l'albero si conosce dai frutti. E cari, ci sono tanti ciarlatani anche oggi che dicono un sacco di parole. A volte sanno portare anche un messaggio buono, ma c'è l'inganno di dietro alle loro parole. Bisogna avere il discernimento dello Spirito Santo e bisogna vedere se hanno dei frutti che li seguono. Se non hanno frutti, significa che non sono stati chiamati da Dio, ma sono degli impostori. Non chiamati da Dio e stanno eseguendo ministeri che non hanno la presenza dello Spirito Santo su di loro. Paolo ha detto: state attenti che vi sono
persone che si presentano come angeli di luce, ma non hanno i frutti. Eventualmente ci deve essere il frutto di qualsiasi ministero. E Gesù incoraggia la Chiesa dicendo che hanno avuto costanza, hanno sopportato molte cose per amore del suo nome, non si sono stancati. Matteo 5,10 Gesù ha detto: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Cari, come vediamo, questo non era una chiesa qualsiasi, era una chiesa forte. Delle volte, quando andiamo al dottore, diciamo: voglio che mi esamini per vedere che tutto sta andando bene con il mio corpo. Dopo aver fatto il controllo, il dottore scrive il suo rapporto e che spiega lo stato della nostra salute. Gesù sta esaminando, da dottore dei dottori, la chiesa di Efeso. Fin qui sembra che tutto va bene, ma Gesù non ha finito ancora. Continua e dice, come abbiamo letto al principio: aveva qualcosa contro la chiesa di Efeso. E la cosa che aveva contro la chiesa di Efeso, che aveva abbandonato il suo primo amore. Cari, io ringrazio al Signore che Dio, nel suo amore, di tanto in tanto ci dice anche le cose che non vanno bene nella nostra vita. Dio vede quello che non vediamo noi. Ecco perché dobbiamo pregare come il salmista Davide ha pregato, Salmi 139, versetti 23 a 24. Esaminami, oh Dio, conosci il mio cuore, mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Gesù sta dicendo alla chiesa di Efeso: siete una chiesa matura, ma avete perso il primo amore. Una delle mie responsabilità come pastore è di dare alcune lezioni ai giovani prima di sposarsi. Devo confessare che mi piace guardarle. Si siedono vicini come fidanzati, si guardano, si sorridono, mostrano rispetto, si nota l'amore che hanno l'uno verso l'altro. Delle volte gli dico: so che vi volete tanto bene, ma voglio prepararvi, vi saranno difficoltà. Una volta che sarete sposati, dovete prepararvi per i tempi difficili. E di solito loro mi danno quel sguardo che mi dice: ma tu non comprendi, pastore, noi ci amiamo così tanto che non avremo mai delle difficoltà. Ma quando li vedo un anno dopo, a volte anche 6 mesi, tutto è cambiato. Non c'è più rispetto l'uno per l'altro. Si lasciano andare con il peso del corpo, non si pettinano più come si pettinavano una volta. Hanno perso quell'amore che avevano l'uno per l'altro. Cari, Dio sta rimproverando questa chiesa di Efeso. Avevano perso il primo amore. E Gesù dice loro: ricorda dunque da dove sei caduto. Delle volte, quando siamo nella fede per tanti anni, possiamo confondere l'essere occupati per il servizio al Signore con l'amore che si deve avere per il Signore. Ci ricordiamo la storia di Marta e Maria? Leggiamo insieme in Luca capitolo 10, versetti 38 a 42. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore,
Non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni, sei agitato per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Conosciamo bene la storia, ma Marta è affaticata facendo le cose necessarie mentre Maria siede ai piedi di Gesù. Delle volte possiamo affaticarci facendo cose che sembrano spirituali e pensiamo di essere vicinissime al Signore. Invece Gesù vuole che noi spendiamo prima di tutto del tempo ai suoi piedi, perché questo dimostra veramente l'amore e l'affetto che abbiamo per il Signore. La Bibbia dice, ho imparato questo versetto agli anni di scuola domenicale quando avevo 6, 7, 8 anni. Vi ricordate la storia di Saul e di Davide? Saul disobbedì al Signore e Samuele gli ha detto un giorno: l'ubbidienza vale più che il sacrificio. Saul aveva sacrificato chissà quanti animali al Signore, ma aveva disubbidito. Dobbiamo ricordarci che l'amore per il nostro Signore include obbedienza. La prima e più importante ragione perché esistiamo è non di fare opere buone e tante attività religiose, ma esistiamo perché dobbiamo conoscere e amare il Signore di più ogni giorno, prima di ogni faccenda spirituale. Uno dei farisei un giorno venne da Gesù e disse: qual è il più grande comandamento? E Gesù gli ha detto, Matteo 22, 37, Matteo 22, 37, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Cari, dobbiamo avere un amore magnifico, grande per il nostro Signore. Che Dio ci riempia di amore che possiamo mostrare per il nostro Signore. Uno dei pericoli con l'essere nella fede per tanti anni è che diventiamo rituali, religiosi, perdiamo zelo che avevamo quando abbiamo creduto per prima. Gesù sta dicendo: ricordati, rifletta su quei giorni. Se siamo onesti, dobbiamo tutti dire che in qualche modo abbiamo perso quell'entusiasmo, quel zelo che avevamo per il Signore al principio. L'autore agli Ebrei dice queste parole, Ebrei 10, 32 a 33. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi, alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Cosa dice Gesù alla Chiesa per farli ritornare al primo amore? Dovevano pentirsi, riconoscere il peccato e girare le spalle a quel peccato. Ecco dove comincia la strada che porta di nuovo alla benedizione di Dio. Dobbiamo dire: Signore, perdonami che ho perso lo zelo per te, ho perso il desiderio per conoscerti, ho perso il desiderio per amarti. Numero due, dovevano fare le cose che facevano prima. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, compi le opere di prima. Quali sono le opere di prima? Cari, se amiamo il Signore, dobbiamo spendere tempo nella sua presenza. Se amiamo il Signore, dobbiamo dire col salmista Davide, Salmo 16, 11: tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioia e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. E poi Salmi 89, 15: beato il popolo che conosce il grido di gioia
Esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Cari, dobbiamo spendere tempo nella presenza del Signore. Poi dobbiamo amare la parola del Signore. Dobbiamo leggere e meditare la Bibbia. E poi dobbiamo amare la casa di Dio. Se amiamo il Signore, amiamo la sua presenza, amiamo la parola di Dio, amiamo la preghiera, amiamo la casa di Dio. Ecco perché Salmo 122,1 dice: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. O leggiamo Salmo 84,1-4. O quando sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia langue viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Cari, quale bellissime parole. A volte qualcuno potrà dirmi: pastore, la mia comunità non c'è più la presenza del Signore, è un rituale, è un cimitero spiritualmente parlando. Allora tu devi pregare che il Signore risveglia la Chiesa, devi pregare che il Signore manda l'uomo, la donna di Dio, unta da Dio, devi pregare che ci sarà un grande risveglio nella Chiesa. E se il Signore ti direbbe non succederà, devi trovarti un'altra Chiesa, tu trovati un'altra Chiesa, ma non abbandonare la comune donanza. Segui la voce dello Spirito Santo. Andare in chiesa è parte del nostro amore che abbiamo per il Signore. Cari, dobbiamo sapere da dove siamo caduti e dobbiamo avere orecchi che ascoltano ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Non vogliamo mai perdere l'amore che avevamo per il Signore i primi giorni che ci siamo convertiti. Non lasciare che Satana ti rubi l'amore per il Signore. Satana molte volte causa offese. John Bevere dice che l'offesa è l'esca di Satana per derubarti le benedizioni spirituali. Le offese verranno, Gesù ha detto. Non dobbiamo meravigliarci, ma continuiamo a guardare a Gesù, capo e compitore della nostra fede. L'uomo non ci salva, Gesù ci salva, Gesù ci mantiene, Gesù è il sommo pastore, Gesù ci guiderà, Gesù ci porterà lungo le acque quiete. Continuiamo ad amare il Signore con tutto il nostro cuore, con lo stesso zelo e entusiasmo del primo giorno che abbiamo dato il nostro cuore a Lui. Che Dio benedica la meditazione della Sua parola. Amen. Amen, amen, amen. Dio ti benedica per l'incoraggiamento e dobbiamo proprio fare così, così manteniamo sempre l'olio nel motore e non si ferma. Grazie al Signore. Dio ti benedica, pace. Pace. Adesso abbiamo il fratello Alexander insieme con la moglie che porteranno anche loro il pensiero che Dio ha messo nel loro cuore. Pace, mi sentite? Dio vi benedica, saluti, buonasera, la pace del Signore con tutti voi. Prego, allora proseguite, noi vi lasciamo nelle mani tutto e continuate, vi seguiamo, va bene? Amen, amen. Amen. Dio le benedica a Pastor Cataldo e a tutta la famiglia di Parola di Vida.
Dio benedica a tutta la persona che adesso sta in sintonia con noi, anche in Italia e in diverse parti del mondo. Noi ringraziamo il Signore per questa sera, perché sappiamo che stasera il Signore farà della grande cosa. Amen. E Amen. In nome di Gesù Cristo dichiariamo la presenza dell'Eterno sopra questo luogo. Amen. Dichiariamo la presenza di Dio Eterno su di noi. Preghiamo. Preghiamo, amen. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche. En esta sera. Alineamos nuestras vidas. Ci mettiamo d'accordo. Con el Espíritu Santo. Le nostre vite insieme allo Spirito Santo. Para que la presencia de Dios. Affinché la presenza di Dio. Pueda venir sobre cada persona. Possa venire su ogni persona. Sobre cada familia. Su ogni famiglia. Sobre cada hombre y cada mujer. Su ogni donna e uomo. Que en este momento. Que en questo momento. Están esperando una respuesta de lo alto. Stanno ad aspettare. Están esperando un milagro que les cambie la vida. Stanno aspettando un miracolo che li trasformi la vita. Y tú eres el Dios de los milagros. Perché tu sei il Dio dei miracoli. Tú eres el Dios que cambia. Tu sei il Dio che cambia. Que restaura. Che restaura. Que transforma. Che trasforma. Que libera. Che libera. Que bendice. E benedice. Y que nos llevas a nuevos niveles. E ci porta ad altri livelli. De gloria y de victoria. Di gloria e di vittoria. Señor, esta noche estamos delante de Signore, ti. Signore, stasera stiamo davanti a te. Clamamos. E chiediamo para que vengas sobre nuestras vidas, que tú vengas sulle nostre vite, con palabra profética, con parole profetiche, con palabra de revelación, con parole di rivelazione, con discernimiento espiritual, con discernimento spirituale. Señor, que tu palabra esta noche, Signore, che la tua parola stasera no vuelva vacía, non ritorni vuota, sino que salga de tu boca, ma quella che esce dalla tua bocca, para hacer todo aquello, venga a fare tutto ciò por lo cual tú la vas a enviar, per cui tu l'hai inviato, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Vamos a leer una palabra. Primero quiero dar un saludo. Prima di leggere la parola, dare un saluto a la signora Anna, alla signora Anna, quien está en el hospital, che sta nell'ospedale, in sintonia in este momento, che adesso ci sta a vedere, y mañana será en un intervento che domani avrà un intervento chirurgico. Nosotros oramos y declaramos, noi stiamo a pregare e dichiarare, que toda tu pierna, che tutta la tua gamba, que tu cadera, tutta la tua gamba, il será femore, en el nombre de Jesucristo, nel nome di Gesù Cristo, opera por la mano del Señor. Sarà operata per la mano di Dio. Y que donde le falta colágeno. E dove sta a mancare qualcosa. El Señor se la va a poner. Il Signore la metterà. Ahora. Ora. Ahora mismo. Ora. Oramos. Nel nome di Gesù preghiamo. Por Michela. Per Michela. Y su esposo. E suo marito. Que están en su casa. Che stanno a casa. Un abrazo fuerte para ustedes. Un abbraccio per voi. Que el Señor traiga sobre este hogar che ahora Dio mismo. Che Dio porti su questa casa. Libertà. Libertà. Bendición. E benedizione. Cobertura del Espíritu Santo. La copertura dello Spirito Santo. Sobre María, Genaro. Su María e Genaro. Sobre Ana Gargullo y su madre. Gargiullo e sua madre. Declaramos cobertura de lo alto. Che la copertura dell'alto siano su di loro. Y sobre todas aquellas personas. E su tutte quelle persone. Que necesitan el toque de Dios. Che hanno bisogno di Dio. Que mientras la palabra sea predicada. E mentre tu ascolti questa parola tu ricevi un tocco da parte di Dio. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Giovanni capitolo 8 versetto 31 al 33. Dice la parola di Dio. Al 36. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? Versetto 34 al 36 dice: Gesù rispose loro: in verità, vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Hai due versi biblici qui. Qui in questi versetti biblici che mi chiamano molto l'attenzione. Mi chiamano tanto l'attenzione. Lo primero te dice che conoscerás la verità e la verità ti hará libre. Il primo dice questo, che conoscerai la verità e questo
questa ti renderà libera. Y el segundo dice que si al que el hijo del hombre libertare será verdaderamente libre. E dopo dice che se il figlio dell'uomo liberta, questo allora sarà veramente libero. Yo quiero compartirles esta mañana un tema. Allora stasera il tema è questo. Se llama liberación. Si chiama liberazione. Y liberación. E liberazione. Es un proceso. È un processo. Créalo. Credilo. No es de la noche a la mañana. Non è dal mattino alla sera, dalla sera al mattino. En muchas personas. In tante persone. Es un proceso. È un processo. Y yo quiero decirles a ustedes. E io vi voglio dire. Que hay un alto número. Ci sta un alto numero. De creyentes. Di credenti. Que son salvos. Che sono salvi. Pero no son libres. Ma non sono liberi. Usted me dice, oh, ¿qué estaba hablando este pastor esta noche? Y tú dirás, ¿ma da qué cosa está a hablar el pastor? ¿Acaso usted no ve la iglesia? ¿Acaso no vidi la chiesa? ¿En la cual usted asiste? ¿En la cual tú asistes? Dígame en qué iglesia. Dimmi in quale chiesa. No conseguimos persona. In chiunque chiesa non troverai delle persone. Llenas de amargura. Che ancora hanno amarezza. Llenas de resentimiento. Sono pieni di risentimento. Llenas de falta de perdón. Di mancanza di perdono. ¿En cuántas iglesias hoy en día? In quante chiese oggigiorno. La gente no pelea. Le persone non litigano. No hay chisme. Non c'è pettegolezza. Murmuración. O murmurazione. O conductas extrañas. O delle condotte strane. Que todavía están en la iglesia. Che ancora si stanno dentro di una chiesa. Pero tienen una atadura. E questo si chiama un legame. Hacia algún vicio. Verso qualche vizio. Puede ser el cigarro. O può essere un vizio come la sigaretta. La droga. O la droga. El alcohol. O l'alcol. El sexo. Il sesso. La pornografía. La pornografía. La ludopatía. La ludopatia. Que es el juego descontrolado. Il giocare scontrollatamente. Entonces, ¿puedes una persona ser cristiana? Può essere una persona essere cristiana. Y estar atada. E ancora essere legata? Sí. Sí. Totalmente sí. Totalmente. La Biblia dice. La Biblia dice. Que el que comete el pecado. Que chi commette il peccato. Esclavo del pecado es. Diventa schiavo del peccato. Esta tarde escuchaba acerca de lo que realmente significa el concepto de la redención. Questa pomeriggio ascoltavo veramente il significato della parola redenzione. Y redención. E redenzione. Es comprar un esclavo. E significa comprare uno schiavo. Pagar su precio. Pagare il prezzo. De lo que cuesta ese esclavo. Di quanto costa questo schiavo. Y llevarlo a su casa. E portarlo alla sua casa. Para que sea libre. Perché questo diventi libero. Eso fue lo que hizo Jesús. Ciò che ha fatto Gesù. En la cruz del Calvario. Sulla croce del Calvario. Pecados. Per i nostri peccati. Cuando experimentamos un genuino arrepentimiento. Quando noi veramente possiamo vivere o sperimentare un vero pentimento. Nosotros gozamos del beneficio de la redención. Lì è che possiamo fare uso del beneficio della redenzione. Es decir, el Señor nos compró. Vuol dire che Gesù ci ha comprato. Es decir, él pagó. Lui ha pagato. Porque la paga del pecado era la muerte. Perché la paga del nostro peccato era la morte. Entonces Jesús muere en la cruz del Calvario. Pero Gesù va e muore sulla croce del Calvario. Y paga el precio completo. E così ha pagato il prezzo completo. De nuestro pecado. Di tutti i nostri peccati. Y nos hace libre. E ci rende liberi. Y nos lleva a casa. E ci porta a casa. ¿Cuál casa? Quale casa? La casa del padre. La casa del padre. Como la historia del hijo pródigo. Come la storia del figlio prodigo. Y podemos entrar en la casa del padre. Entriamo a casa del padre. Él nos pone vestido nuevo, calzado nuevo. E papà ci mette un vestito nuovo, scarpe nuove. Y un anillo nuevo. E un anello. Y nos da un nuevo nombre. E ci dà un nuovo nome. Como lo hizo con Pedro. Come lo fece con Pietro. A él se llamaba Simón y después lo llamó Pedro. Infatti, lui si chiamava prima Simone, dopo l'ha chiamato Pietro. Yo hago una pregunta. Faccio una domanda. ¿Qué hubiese sucedido? Che avrebbe accaduto? Si María Magdalena. Se María Magdalena. Hubiese gozado del beneficio de la redención. Avrebbe avuto il beneficio della redenzione. Es decir, que sus pecados son perdonados. Que sus pecados vennero perdonados. Porque Jesús le dijo, mujer, vete, ¿dónde están los que te condenan? Vete y no peques más. Infatti, porque Jesús le rispose así, ¿dónde son, donna, quelli que te condannano? Vai y no peccare più. El Señor le perdonó sus pecados.
Gesù perdonò i suoi peccati. Y con su muerte en la cruz le dio redención. E con la morte sulla croce le diede redenzione. Pero también más adelante en algunos pasajes dice la Biblia. Però più avanti in qualche altro passaggio parla la Bibbia. Que de María Magdalena salieron varios demonios. Che da Maria Maddalena sono usciti vari demoni. Es decir, que ella no solamente experimentó ser salvada, sino también experimentó ser liberada. Lei ha sperimentato in primis la salvezza, ma dopo pure ha sperimentato la liberazione. Y es muy bueno que nosotros como pastores estemos predicando acerca de la salvación, de la redención, de la salvación de las almas. E noi come pastori è molto buono che noi predichiamo riguardo alla salvezza, alla redenzione delle anime. Porque la gente debe ser salva. Porque las personas deben ser salvas. Y este evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Porque este evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Pero es nuestra responsabilidad. Ma pure è la nostra responsabilità. No olvidar. Non dimenticare. Que hay gente. Que ci sono persone. Que no solamente tienen la necesidad de ser salvados. Que non solo hanno bisogno di essere salvi. Sino de ser liberados. Ma pure liberati. Entonces, los vemos en las estadísticas mundiales. Lo vediamo nelle statistiche mondiali. Cantidad de personas que a través de una campaña evangelística, de un evento evangelístico, vienen y se convierten a Jesús. Vediamo quante persone vengono e passano in tanti a ricevere Gesù e a ricevere la salvezza. Y son salvos. Sono salvi. Pero con el tiempo. Ma con il tempo. Por no tener el tratamiento adecuado para estas nuevas almas. Per non avere un trattamento speciale per queste nuove anime. Estas almas se pierden. Queste anime si perdono. Ellos van atrás. Ritornano indietro. Porque la iglesia no está usando las herramientas que el Señor nos dejó. Perché la chiesa non sta ad usare le attrezzi che il Dio ci ha donato. Y uno de ellos. E uno di questi. Es el poder del Espíritu Santo. Ed il potere dello Spirito Santo. Para la liberación. Per la liberazione. Yo soy una persona que creo en la salvación. Io credo nella liberazione. Porque en Cristo salva. Perché Cristo salva. Yo creo en la sanidad divina. Io credo nella sanità. Porque Jesucristo sana. Nella guarigione divina, perché Cristo guarisce. Pero también creo en el poder de Jesús para liberar. Ma pure credo nel potere che ha Gesù per liberare. Dice la Biblia que Jesús tomó el rollo en el templo. Dice la Bibbia che Gesù prese il libro nel tempio. Y leyó. E questi fogli e ha letto. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. E disse, lo Spirito del Signore è su di me. Por cuanto me ha ungido el Señor. Perché lui mi ha unto. Para dar buenas nuevas a los pobres. Per portare buone notizie ai poveri. Libertà a los cautivos. Libertà ai prigionieri. Para dar apertura de la cárcel. Per aprire le carceri. Es decir, el Señor fue enviado para libertar. Vuol dire allora che Gesù è stato inviato per libertare. Alleluia. Alleluia. Eso es una buena noticia. E questa è una buona notizia. El Señor ha dado su Espíritu Santo. Il Signore ha donato il suo Santo Spirito. Después que él se fue. Dopo che lui è andato in cielo. Porque si vemos su ministerio terrenal. Se tu vedi il suo ministero terrenale. No solamente perdonó pecado. Non soltanto ha perdonato i peccati. Sanó enfermos. Ha guarito malati. Sino que libertó cautivos. Ma liberato tanti prigionieri. Y eso quiere decir que echó fuera demonios. E questo vuol dire che cacciò fuori i demoni. La gente. Le persone tienen batallas, hanno battaglie, tienen luchas, hanno lotte, y no es contra carne y sangre. E queste lotte non è contro carne e sangue. Es contra poderes de las tinieblas. Contro potere delle tenebre. Que han venido contra ellos. Son venuti contro di loro. Para lucharlos, para batallarlos. Per lottarli, per battagliarli. Para hacerles la vida imposible. Per farle la vita impossibile. Muchos de ellos están sufriendo con la ruina. Molti di loro soffrono con la rovina. Con una pobreza continua. Con la povertà continua. Intenten lo que intenten, nunca se superan, nunca se levantan. Facciano ciò che facciano, mai si rialzano. Y esto lo han visto en sus padres, en sus abuelos, lo viven ellos, lo ven en sus hijos. E questo lo hanno visto i loro genitori, i figli. Hay otros que están luchando con vicios. Altri stanno a lottare con vizi. De generaciones. Di generazioni. Abuelos que fueron alcohólicos, padres que fueron alcohólicos, ahora ellos son alcohólicos. E dove genitori erano alcolici, i nonni erano alcolici, figli
anche lottano con lo stesso. Otra familia están luchando con los problemas morales. Altre famiglie stanno a lottare con dei problemi morali. Donde en esas familias cada uno de diferentes generaciones ha sido violentado. Dove in queste generazioni o famiglie tutti una tra l'altra sono stati violentati. O hay problemas graves que tienen que ver con el divorcio. O problemi gravi dove ci sta pure il divorzio. Con la violencia. O con la violenza. Y usted se pone a ver el panorama de muchas de las familias del tiempo de hoy. E se tu vedi il panorama, molte famiglie oggigiorno están cautivos. Sono prigionieri. Entonces, ¿puede una iglesia o allora una chiesa levantar sus manos, alzare le mani y adorar? E adorare. No pueden hacerlo. Non possono farlo. Con libertad. Con libertad. ¿Por qué? Perché? Porque están atados. Perché sono legati. Y quiero decir algo. E ti voglio dire una cosa. Hay muchos ministros. Ci sono tanti ministri. Que tienen batallas y tienen luchas. Che hanno battaglie e lotte. Y no se lo dicen a nadie. E non glielo dicono a nessuno. Pero están batallando en sus corazones. Pero stanno a battagliare nel loro cuore. Hasta que aquello explota como una bomba. Affinché questo esplode e può essere come una bomba. Porque necesitan liberación. Perché hanno veramente bisogno di essere liberi. Entonces no solamente tenemos que ser salvos. Non soltanto dobbiamo essere salvi. Sino también necesitamos ser liberados. Ma pure essere liberi. Mira lo que dice. Vedi ciò che dice. En Efesios capítulo 4. Efesini capítulo 4. Del verso 25. Dal verso 25 al 28. Al 28. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. E il verso 25 al 31. E dal versetto 25 al 31 dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. El Señor dice, il Signore en la, parla, en la palabra, in questa parola, che non si ponga il sole sopra il nostro enojo, che non dobbiamo far uscire il sole sopra la nostra ira. Y ni le demos lugar al diablo. Y que no dobbiamo fare posto al diablo. Es decir, que en el momento que conocemos la verdad. Vuol dire che al momento che tu conosci la verità. Que es Jesucristo. Che è Gesù. Y somos liberados del pecado. E siamo liberi dal peccato. Porque el Señor nos salva. Perché lui ci ha salvato. Y nos libera. E ci libera. Con su poder, con suo potere, si pasamos por una administración, se noi passiamo per una amministrazione, y estamos siendo tratados directamente por el Señor, dove il Signore ci sta trattando personalmente, toda esta lista de cosas que habla Efesios, tutta questa lista di cose che presenta Efesini, está hablando de conductas, de actitudes, parla di condotte, attitudini, que forman parte. Fanno parte de nuestro diario vivir, di tutti i giorni, de nuestras relaciones familiares, personales, di nostri rapporti in famiglia o con le persone che tutti i giorni ci circondano. Si nosotros somos una familia que vive en conflicto, se noi siamo una famiglia che stiamo in conflitto, y formamos parte de una iglesia, e formiamo parte da una chiesa, nosotros vamos a llevar ese espíritu de conflicto a la iglesia. Noi porteremo lo spirito di conflitto alla chiesa. Porque si yo no soy libre como persona. Perché se io non sono libero come persona. Yo no te voy a tener una familia libre. Non avrò una famiglia libera. Ni voy a tener una iglesia libre. E non avrò una chiesa libera. Y donde yo vaya. E dove ovunque io vada. Yo me convierto en una gente que contamina al resto de las personas. Io sarò una persona che contaminerò il resto delle persone che stanno. Por eso es muy importante. Perciò è così importante. Que cada creyente. Che ogni
ogni credente, como dice aquí la palabra, dice la scrittura, no le demos lugar al diablo. Non dare luogo al diavolo. ¿Cómo me explica usted? ¿Cómo me spieghi tú? Que un día el Señor estaba caminando con Pedro. Que un giorno Gesù stava camminando con Pietro. Y Pedro tiene una gran revelación. Y Pietro ha una grande rivelazione. Cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Gesù gli domanda, ¿chi credete voi che sono lo io? Tanto abajo. Él le dijo, le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú sei il figlio di Dio. Tú eres el Mesías. Tú sei Messia. En ese momento, in quel momento, Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Gesù ha detto, non te l'ho rivelato né sangue né carne. Es decir, hubo una revelación. In quel momento c'è stata una rivelazione. Una inspiración. Un'ispirazione. Por parte del Espíritu Santo. Da parte dello Spirito Santo. A este hombre. A quest'uomo. Pero también imagínese. Ma pensa un po' más adelante, più avanti, Jesús le comparte a ellos, Gesù li condivide ancora, lo que él iba a sufrir, ciò che doveva soffrire, lo que él iba a ir a la cruz del Calvario, che doveva andare sulla croce, y Pedro, el que tiene la revelación, e Pietro che ha avuto quella rivelazione, el que le dijo que él era el Hijo de Dios, quello che ha proclamato tu sei figlio di Dio, trata de detener ahora. Cerca di fermare ora y de decirle a él, e dirgli a Gesù che no vaya, non andare che, sulla croce, che no cumple ese plan, non compiere questo piano, che era il plan della redenzione, che era il vero piano della redenzione. Y Jesús le dice, e Gesù gli disse, apartate de mí, allontanati di me, Satana. O sea, un mismo hombre, uno stesso uomo, tiene una revelación, ha una rivelazione, ese mismo hombre, e quello stesso uomo, ahora habla. Ora sta a parlare de parte del enemigo, da parte del nemico, para frenar el propósito del y el plan a Jesús. Per voler fermare il propósito di Gesù. Tenemos que tener discernimiento. Allora dobbiamo aver discernimento. Porque no todo el mundo. Perché non tutti. Por el hecho de que está en una iglesia. Per il fatto che si trovi in chiesa. Habla de parte de Dios. Sta a parlare da parte da Dio. Tú dices, oh, pero es que tremendo mensaje o tremenda palabra, oh, o tremenda revelación o inspiración tuvo un momento determinado. Tu puoi dire, oh, ma che parola così bella, che rivela. Azione, che ispirazione dallo Spirito Santo ha avuto tra questa parola per esa misma persona, ma anche quella stessa persona in sua carne, nella sua carne, in sua debilità umana, nella sua debolezza umana, in un descuido spirituale, in qualche momento che non è attento, así como fue usado por Dios, così come è stato usato da Dio, ahora viene siendo la boca del enemigo para ti. Può essere pure la bocca del nemico per te. Para desanimarte. Per scoraggiarti. Para desviarte del plan. Per sviarti del piano. Del propósito. E per sviarti dal proposito. Que Dios tiene con tu vida. Che Dio ha con la tua vita. Perché cada creyente es responsable. Allora ogni credente è responsabile. De cuidar. Di essere attento, non solo de su salvación, non solo della sua salvezza, sino de su libertà, ma pure della sua liberazione, para vivir en libertà, per vivere in libertà. Mira lo que dice Primera de Juan, vedi ciò che dice Prima Giovanni, capitolo 3, verso 8 y 9. Versetto 8 e 9. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Ahora, la Biblia me habla a mí. Allora, la Bibbia mi parla de María Magdalena. Di Maria Maddalena. De su vita. Della sua vita. De cómo ella siguió al Señor. Come lei seguiva Gesù. Y fue tan liberada y tan consagrada, que dopo anche stata liberata e dopo consacrata, fue una de las únicas personas que estuvo ahí al pie de la cruz. Infatti una delle poche persone che è stato vicino alla croce. Y fue la primera mujer. Ed è stata anche la prima donna. Que fue enviada. Inviata. A proclamar. A proclamare. Que Jesucristo había resucitado. Che Gesù era risuscitato. Oh, eso es grande. E questo è grande. Maravilloso. Meraviglioso. Porque el Señor perdona. Perché Dio perdona. Libera. Libera. Y usa. E ti usa. En sus manos. Nelle sue como mani. Como instrumento de honra.
come un strumento di onore. Pero algo importante. Però c'è una cosa importante. Quando tu dejas de practicar el pecado. Quando tu lasci di praticare il peccato. Porque la Biblia no me dice a mí. Perché a me la Bibbia non mi dice. Que María Magdalena reincidió en el pecado varias veces. Che Maria Maddalena è caduta in peccato altre volte. Y que Jesús iba, la liberaba otra vez y la sanaba. Che andava e la liberava ogni volta e dopo veniva la perdonava mille volte, no. ¿Por qué cree usted? Perché credi tu? Che hay cristiano. Che ci sono cristiani. Que aún tienen luchas tremendas. Che ancora hanno delle lotte forti. Como el primer año cuando ellos se convirtieron. Uguale a come al primo anno quando loro si sono convertiti. ¿Sabe por qué? Sai perché? Porque ellos no han dejado de pecar. Perché non hanno lasciato il peccato. Porque muchos de ellos. Perché molti di loro. Entregaron sus corazones a Jesús. Hanno dato il loro cuore a Gesù. Algunos por temor. Alcuni per paura. De no irse al infierno. Per non andare all'inferno. Otros lo han hecho porque sus padres lo hicieron. Altri l'hanno fatto perché papà o mamma lo hanno guidato a fare questa preghiera. O muchos están esperando. O altri stanno aspettando. Qué bueno que sea el último momento de su vida. El último momento de la loro vita, para, l'ultimo respiro. Para ellos arrepentirse completamente. Arrepentirsi completamente. Ellos han hecho a Jesús su Salvador. Hanno fatto a Gesù il suo Salvatore. Pero no lo han hecho su Señor. Ma non lo hanno fatto diventare il loro Signore. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Cosa abbiamo allora oggigiorno, congregaciones enteras, congregaciones completas, que pueden hablar de santidad, que hablan de santidad, que pueden programar muchas cosas para ganar a gente para Cristo, programan tantos eventos para hablar de Cristo, ganar personas para Cristo. Pero nosotros vemos que estos planes no prosperan. Ma vediamo che questi piani non prosperano. Que las iglesias son estériles. Le chiese ancora rimangono sterili. Que esos cristianos tienen las mismas luchas, los mismos problemas todo el tiempo. I cristiani ancora hanno le stesse lotte, gli stessi problemi. Son iglesias que no hay visión. Sono chiese che non hanno visione. Que son iglesias que no tienen una multiplicación. Non si vede la moltiplicazione in chiesa. Ellos no experimentan un renovar constante del Espíritu Santo. Non sperimentano un rinnovo spirituale costante nello Spirito Santo. Más bien se han hecho ciegos guías de ciegos. Ma molte volte si sono diventati ciechi guidando altri ciechi. O simplemente se ponen un vestido de religiosidad. O semplicemente indossano un vestito di religiosità. Donde han asumido el papel del dedo acusador, de jueces. Si vestono nel ruolo di giudici, come giudici delle persone. Tratando de señalar y de criticar a los hermanos. Cercando come puntare o segnalare i los fratelli, errores, gli errori cometidos de otras personas. Quelli che commettono altre persone. Como lo hacía el Sanedrín en aquel tiempo. Come lo faceva il Sanedrino in altri tempi. Que podemos decir muchas cosas en nombre de Dios. Dove si possono dire tante cose in nome di Dio. Pero simplemente lo que estamos haciendo es totalmente carnal. Ma quello che si sta a fare è veramente carnale. Y diabólico. È diabolico. Y en un ambiente así. In un ambiente così. No vive ni mora l'Espíritu Santo. Non dimora lo Spirito Santo. El Espíritu Santo quiere entrar en una iglesia lo libre. Lo Spirito Santo vuole entrare in una chiesa libera. El Espíritu Santo quiere morar en corazones que sean completamente libres. Vuole dimorare in cuori che siano veramente liberi. Y este es el año. E questo è l'anno. En tu vida. Nella tua vita. Donde toda cadena se tiene que romper. Dove ogni catena deve essere rotta. Donde toda venda de tus ojos tiene que ser quitada. Dove ogni venda che davanti ai tuoi occhi deve essere tolta. Perché Gesù Cristo viene. Perché Gesù sta a ritornare. Per una iglesia sin mancha e sin arruga. Senza macchie, senza ruga. Es decir, sin pecado. Senza peccato. Completamente libre. Libera. Che pueda hacer su obra. Che possa fare in libertà la sua opera. El Espíritu Santo se quiere mover en medio de la iglesia. Lo Spirito Santo si vuole muovere in mezzo alla chiesa. Con completa libertà. Con completa libertà. Dejemos de contristar al Espíritu Santo. Lasciamo di rattristare allo Spirito Santo. Con el cual nosotros fuimos sellados. Con il quale noi siamo stati sigillati. Para el día de la promesa. Per il giorno della promessa. En Juan capítulo 8. In Giovanni capítulo 8. Versículo 34. Versetto 34. Mira lo que dice la palabra de dice Dios. Dice così la parola di Dio. Gesù rispose loro: in verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato.
El Señor no quiere. Il Signore non vuole. Que usted y yo. Que tú e io. Sigamos siendo esclavos. Continuamo ad essere schiavi. Él quiere liberarnos. Lui ci vuole liberare. De toda atadura. Di ogni legame. De toda opresión. Di ogni oppressione. Todo lo que te atormenta. Tutto ciò che sta attormentando. Todo lo que todavía es una atadura en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Ancora di tutto quello che può essere oggigiorno un legame nella tua vita. Aún desde que eras un niño. Da quando eri piccolo. El Señor te quiere liberar. Il Signore ti vuole liberare. El Señor quiere. Il Signore vuole. Que tú entiendas. Che tu capisci. Que hay puertas. Che ci sono porte. Donde el enemigo ha entrado. Dove il nemico ha entrato. Y hay una palabra. E c'è una parola. Muy clara. Molto chiara. Y quiero decirte a ti. E voglio dirti. Que hay maldiciones. Che ci sono maledizioni. Y la maldición es lo contrario a la bendición. La maledizione è quello che è contrario alla benedizione. La maldición viene para destruir a una persona. La maledizione viene per distruggere una persona. La Bibbia dice che la maldición, che le maledizioni, in proverbi, mira lo che dice este verso biblico. In Proverbi 26, 2. Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. Es decir, hoy en día, vuol dire che oggigiorno tú estás sufriendo los efectos, tú stai a soffrire gli effetti de la maldición, della maledizione sobre tu vida, sopra la tua vita. No por casualidad, non è per caso. Hay una puerta abierta. Ci starà una porta aperta. Hay una causa. Ci sta una causa. Por la que la maldición está entrando en tu vida. Perché la maledizione sta a circondare o entrando nella tua vita. Muchas veces esas maldiciones han sido autoimpuestas. Molte volte queste maledizioni sono autoimposte. Y te lo puedo comprobar bíblicamente. E te lo posso dimostrare anche biblicamente. A veces involuntaria. A volte sono maledizioni involontarie. A veces son por palabras. A volte sono da parole ricevute. A veces son por cosas que compramos, que tenemos en la casa. O per qualche cosa che hai comprato e hai portato a casa. Cuando la Biblia dice bien claro en Deuteronomio. Nella Bibbia è molto chiara, anche in Deuteronomio 28, capitolo 28, del 15 al 16, dal 15 al 16, dice, así la palabra del dice Señor. Così la parola. Ma se non obbedisci la voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Yo quiero orar. Io voglio pregare. Mi tiempo ha terminado. Il mio tempo adesso è finito. En la próxima oportunidad que yo tenga. Ma anche nella prossima opportunità che avrò. Yo voy a compartir la segunda parte de esta enseñanza. Condividerò una seconda parte di questo insegnamento. Porque he sentido la responsabilidad. Perché sento una responsabilità. De llevarte. Di portarti. De enseñarte. Di insegnarti. A través de la Biblia. Attraverso la parola. La liberación. La liberazione. La iglesia debe retomar la liberación la en Italia. La chiesa debe riprendere la liberazione in Italia. La gente en Italia debe ser libre. La gente qui in Italia deve essere libera. Y de esa manera. Y di questa maniera. Las iglesias van a ser más reproductivas. Le chiese saranno produttive. Una iglesia libre. Una chiesa libera. Una iglesia que se multiplica. È una chiesa che si moltiplica. Una iglesia libre. Una chiesa libera. Es una iglesia que es bendecida. È una chiesa che è benedetta. Es una iglesia que prospera. È una chiesa che prospera. Es una iglesia que puede predicar las buenas nuevas a otros. È una chiesa che può predicare le buone novelle ad altri. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, nel nome di Gesù. Esta noche oramos. Questa sera por tu iglesia en Italia, per la tua chiesa in Italia, por cada hombre y cada ogni mujer uomo e donna que tiene batallas, que confrontano battaglie, que tiene luchas, que hanno lotte, que está callado, que stanno zitti, pero tienen luchas, ma hanno delle lotte, tienen ataduras, legami, emocionales, físicas, fisici, y espirituales, ed espirituali. Señor, para que tú vengas sobre sus Signore, vidas, vieni sulle sue vite, no solamente con perdón, non soltanto con perdono, y si has cometido algún pecado, e se qualcuno ha commesso qualche peccato, haz como David. Adesso come Davide facciamo? En el Salmo 51. Nel Salmo 51. Tú puedes leerlo aparte en tu casa. Leggilo anche a casa tua. Y dile Señor. E fa così, digli Signore, abbi misericordia di me. Perdóname. Perdonami. Por mis pecados. Per di tutti i miei peccati. Yo presento ante ti. Io presento davanti a te. El pecado de. Il peccato di.
confiesa il peccato. E confessa i peccati. Se è mentira. Se è bugia. Se è pornografia. Se è pornografia. Se è adulterio. Se è adulterio. Se è la ludopatia. Se è ludopatia. Che tu te la passa giocando tutto il denaro descontroladamente. Hai giochi tutti i tuoi soldi scontrolatamente. O è il cigarro, la droga, l'alcol. Se hai un vizio come sigarette, droghe o d'alcol. Stai distruggendo il tuo corpo. Stai distruggendo il tuo corpo. Sia qual sia. Sia quale sia. La ira controllata, l'ira scontrollata, esa rabbia, ese rabbia, rencor, esa amargura che ti sta consumiendo, ese deseo de venganza, quel desiderio di vendetta, todo eso, tutto questo, presentalo al Señor, davanti a Dio. Señor, yo me arrepiento, dico sì, Signore, io mi pento, yo tengo una lucha, io ho una lotta, yo tengo esto dentro de mí, io ho questo dentro di me, no sé cómo vino, e non so come è venuto, pero yo sé que estoy llevando, che posso portarlo, è stata dura, che porto un legame, che è come una maldizione, e questo legame è una maledizione, che mi sta frenando, che mi sta soffermando, che mi sta detenendo, che mi ferma, mi libertà, mi toglie la libertà, per essere felice, per essere felice, mi libertà, sta a togliermi la libertà, per essere un strumento tuo, per Signore, essere un strumento tuo, Signore, mi sta rubando la libertà, mi sta rubando la libertà, devi di vivere, di sfruttare mia famiglia, di godere la mia famiglia, di tenere una miglior vita, di avere una migliore vita, perché tu mi creaste, Signore, perché tu mi hai creato, con Dio, un piano, con un proposito. Esta noche, e questa sera, yo te pido perdón, io ti chiedo perdono, y te clamo, e ti chiedo, te imploro, ti grido a te, la Signore, misericordia, imploro la tua misericordia, para que tú me hagas completamente libre, affinché tu mi fai diventare libero, por el poder del Espíritu per Santo, il potere del tuo Santo Spirito, amén. Amén. Ahora nosotros en el nombre de Jesús, ora noi nel nome di Gesù, en la autoridad que el Señor nos ha dado, che Dio ci ha dato, expulsamos, dichiariamo fuori todo demonio, che vada via ogni demonio, todo espíritu, ogni spirito, de enfermedad, di infermità, de tormento, di tormento, de atadura, di legami, sobre tu cuerpo físico, dal tuo corpo fisico, de tu mente, della tua mente, de tus emociones, delle tue emozioni, de tus sentimientos, dei tuoi sentimenti, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, demonios inmundos, demoni immondi, que hayan traído a tu casa, che abbiano portato alla tua casa, y a tu familia, e alla tua famiglia, ruina, miseria, miseria, pobreza, povertà, lo echamos fuera, vadano via, fuera, vadano fuera, via, en el nombre de Jesús, vadano via nel nome di Gesù, espíritus inmundos, spiriti immondi, que te atormentan en la noche, alla sera, que, la no notte, que no te dejan dormir, que en no paz, pace. Hoy te ordenamos que salgas de esas vidas, que vada fuori di ogni vita, de esas mentes, e delle mente, de esos corazones, e quei cuori, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, todo espíritu que trae incubo, succubo, ogni spirito di incubo e succubo, fuera en el nombre de Jesús, vada fuori nel nome di Gesù, todo tormento de inmoralidad, moralità, che trajo la pornografia, che ha portato la pornografia, el abuso sexual, abuso sessuale, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, lo echamos fuera, vada via, fuera, fuori, fuera, fuori, fuera, fuori, todo di demonio inmundo, ogni demone que te produciendo, que produceva abortos, aborto, muerte, morte, destrucción sobre estas vidas, les ordenamos, ordiniamo, que salgan fuera de esas vidas, queste vite, de sus casas, delle sue case, de sus familias, delle sue famiglie, de sus lugares de trabajo, de estudio, en el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Aquellos que están luchando con la mentira, quelli che lottano contro la con la con bugia, el alcohol, con la droga, o con l'alcol, con la droga, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, en el nombre de Jesús, nome debilitamos di Gesù, todas esas fuerzas, noi facciamo deboli queste forze y nel nome di Gesù, cancelamos todo derecho legal, e si è cancellato ogni diritto legale que ha tenido el enemigo che sobre ha avuto esa vida, il nemico su queste vite, por el poder de la palabra, y por el poder de la sangre, Dio, de Jesús. E per il potere del tuo sangue, Gesù. Espíritu Santo. Spirito Santo. Ven ahora. Vieni ora. Y porta tu paz. E porta la tua pace. Porta tu sello. Porta il tuo sigillo. Porta tu liberación. La tua liberazione. Ahora mismo, Espíritu Santo. Ora, Spirito Santo. Donde hubo odio y rencor. Dove c'è stato odio e rancore. Amargura. Amarezza. Venga el amor.
possa venire l'amore. Donde hubo duda, incredulidad. Dove c'è stato il dubbio e l'incredulità. Venga la fe. Venga ora la fede. Donde hubo guerra. Dove c'è stato la guerra. Venga armonia. Ci possa venire l'armonia. E la paz. E la pace. Che solo tu presenza puede dar. Che soltanto la tua può portare. Donde estuvo el cáncer. Dove c'è stato il cancro. Ahora mismo haya sanidad. Ora ci sia guarigione. Ahora mismo haya libertad. Ora ci sia libertà. Sean los huesos regenerados y restaurados. Siano le ossa liberate e ristorate. Cada órgano del cuerpo. Ogni organo del corpo. Que fue influenciado por las tinieblas. È stato influenzato dalle tenebre. Y por espíritus de enfermedad. Per gli spiriti di infermità. Ahora mismo. Ora, no tienen arte ni parte de su cuerpo. In questi corpi declaramos un bálsamo, noi dichiariamo un bálsamo regenerador, che rigenera, restaurador, che restaura, sanador, guaritore, liberador, liberatore, en el nombre de Jesús, nome di Gesù, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, espíritu de aborto, spirito d'aborto, no vienes más, non ritornerai, sobre los vientres, su questi grembi, sobre esa matriz, sobre ese útero, su questi uteri, en el nombre de Jesús. Declaramos que este año, dichiariamo che quest'anno, tú abrazarás, tu abbraccerai, el milagro, il miracolo. El milagro de poder dar a luz hijos. Di dare a luce figli. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Grazie, Gesù. Porque viene un cambio. Perché arriverà il cambio. Viene un cambio. Viene il cambio. Sobre el ambiente de tu iglesia. Sull'ambiente della tua chiesa. Sobre ministerios enteros. En el nombre de Jesús, estamos declarando por el poder de la palabra, por lo que dice la Escritura, Señor, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Amén. 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 Gloria a te, Signore. Amen. Alleluia. Amen. 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 Grazie, grazie, grazie Alexander, Arcangela. Dio vi benedica e grazie della partecipazione. Alla prossima, Dio piacendo. Pace. Amen. Alleluia. Bendiciones a todos. Pace. Pace, pace. Grazie al Signore. Ed ora abbiamo il fratello Tommaso di Lorenzo. Pace, mi senti? Pace, pace a voi. Eccoci pace, qua. Pace, pastore, pace, cari fratelli e sorelle. Vai avanti tranquillo, ti seguiamo. Benissimo, grazie, grazie. Alleluia. E allora stasera parleremo di quelli che sono i vari livelli dell'azione dello Spirito Santo nella vita delle persone. Gloria a Dio. Certo, faremo, come dire, seguiremo le linee generali, le linee principali. Però è importante sapere che l'opera di Dio è portata avanti dall'azione dello Spirito Santo. Infatti il profeta dice non per forza, non per esercito, ma per lo Spirito mio, dice l'Eterno. Quindi è importante conoscere, come diciamo, nelle linee principali, quali sono le azioni, l'opera, i vari livelli a cui agisce lo Spirito Santo. Gloria a Dio. Questo è bellissimo. Io voglio partire proprio la prima azione che fa lo Spirito Santo nella vita di ogni persona, ed è quella di convincerla di peccato, di giustizia e di giudizio. Amen. E lo voglio leggere insieme con voi in Giovanni capitolo 16, e dal verso 8, gloria a Dio, è bellissimo, ci dice qui è Gesù che ci sta ammaestrando riguardo allo Spirito Santo. E dice così, quando sarà venuto lo Spirito Santo convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più, e quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Quindi vediamo che Gesù dà delle chiare indicazioni e dice che è bene che io me ne vada, perché quando Gesù con la sua morte e resurrezione ha completato l'opera di redenzione, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione, lui è andato alla destra del Padre e ha mandato lo Spirito Santo. E dice così che quando viene, e grazie a Dio è già venuto, dal giorno della Pentecoste in poi, dice che convincerà il mondo. Il mondo intendiamo le persone del mondo, tutti quelli che ancora sono senza Cristo, sono ancora nel peccato, e infatti ce li convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio. E
Allora, quanto al peccato, perché non credono in me? Questo è importante saperlo perché, vedete, la Bibbia dice che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, ma siamo giustificati gratuitamente mediante la fede in Cristo Gesù. E qui ci dice che ogni uomo ha peccato. La Bibbia ci dice tutti, tutti abbiamo peccato, nessuno escluso. Amen. Però dov'è il problema? Il problema è che l'uomo nella sua presunzione, arroganza, orgoglio, non gli viene facile riconoscerlo. Magari dice non sono peccatore come quello, non ho fatto cose gravi come quell'altro, non ho ucciso, non ho fatto quest'altro, ma la Bibbia in un modo o nell'altro ci dice che tutti abbiamo peccato. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Isaia arriva a dire pure che l'uomo, proprio quello a posto, è un panno lordo, un panno sporco, un panno macchiato davanti agli occhi santi di Dio. Quindi questo è importante. Però questo lo diciamo, ma voglio dare stasera già un incoraggiamento a fratelli, sorelle, che stiamo magari evangelizzando persone, un familiare. E a volte cosa facciamo? Facciamo l'errore di insistere volendoli convincere noi di peccato. E allora, caro fratello, cara sorella, tu devi parlare a tuo marito, a tua moglie, devi dare il buon esempio, a un familiare, a un collega di lavoro. Però ascolta, colui che convince di peccato non sono né io né tu né nessuna persona, ma colui che convince di peccato è lo Spirito Santo. Quindi, fratello caro, sorella cara, dopo che tu l'hai evangelizzato, quello che devi fare è continuare a pregare affinché sia lo Spirito Santo a incontrarlo. Io ho visto nel mio ministero persone che si credevano a posto, si credevano perfette, si credevano migliori degli altri, ma poi quando lo Spirito Santo li ha convinti di peccato, veramente c'è stato un vero pentimento, una vera confessione di peccato e il Signore li ha perdonati, salvati e stanno servendo il Signore in maniera meravigliosa. Quindi questo vuole essere un primo incoraggiamento a tutti quelli che stiamo desiderando di vedere i nostri vicini, vicini parlo di parenti, di amici, di conoscenti salvati. Non forzare, non, perché a volte otteniamo l'effetto opposto, che più vuoi forzare, più vuoi spingere, più vuoi convincere la persona e peggio è, indisporre la persona. Allora, una volta un fratello ha detto questo, quando tu non puoi più parlare a quella persona di Gesù, non smette di parlare a Gesù di quella persona, che sia il marito, che sia la moglie, che sia un figlio, chiunque sia. L'hai evangelizzato? Benissimo. Ora la parte è persevera in preghiera e confida in Dio che mediante lo Spirito Santo, un giorno o l'altro, lo Spirito Santo lo convincerà di peccato. Amen. Quindi abbi fede nel Signore. Se tu fai la tua parte, stai tranquillo che lo Spirito Santo farà la sua parte. Confida in Dio. Voglio dare questo incoraggiamento a fratelli, sono che magari per anni stiamo evangelizzando, stiamo dando esempio, stiamo seminando. Stai tranquillo, continua a pregare con fede e con perseveranza, che lo Spirito Santo certamente farà la sua parte di convincerlo di peccato. Amen. Gloria a Dio. Poi di giustizia lo dice quanto alla giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più, perché la nostra giustizia è Gesù. Non c'è nessun giusto, l'abbiamo detto, e l'uomo con la sua giustizia non potrà mai essere giusto davanti a Dio, perché la Bibbia dice che il giusto vivrà per fede, non vive per la propria giustizia. Nessuna persona con la propria giustizia potrà mai comparire giusto davanti a Dio. Ma la Bibbia dice proprio in 1 Corinzi 1:30, dice che la nostra giustizia è Gesù. Amen. E quando comprendiamo che noi non possiamo fare niente, ma l'unico che ha conquistato questa giustizia per essere giusti davanti a Dio è Gesù. E allora, gloria a Dio, come dice un altro versetto, colui che non aveva conosciuto peccato, Dio l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Amen. Quindi noi possiamo essere giusti solo mediante la fede in Gesù. Giustificati, adunque, per fede abbiamo pace con Dio. Amen. E poi dice, convincere il mondo quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Cioè, se una persona rifiuta di credere in Gesù e ricevere quella meravigliosa grazia di Dio, quell'offerta di perdono, di riconciliazione che Dio offre attraverso Cristo Gesù, benissimo, ogni persona che rifiuterà la grazia di Dio sarà giudicata, sarà condannata, perché non credendo in Gesù rimane nel proprio peccato e rimanendo nel proprio peccato il salario del peccato è la morte, e non tanto la morte fisica, ma la morte spirituale, il giudizio eterno, l'eterna
separazione di Dio, nei tormenti eterni. Quindi se c'è qualcuno ancora, ascoltami caro, in ascolto. Se tu magari sei un simpatizzante, ascolti, ti piace, ma ancora non hai scelto per Gesù, quello è un territorio che ancora è una palude, sono sabbie mobili. L'unica roccia che ti mette al sicuro e al riparo è Cristo Gesù. Quindi metti la tua fede in Gesù per fare di Gesù il tuo personale Signore e Salvatore, in modo tale che tu hai la certezza del perdono, della salvezza e della vita eterna. Ma se non hai Gesù come Salvatore, un giorno te lo ritroverai come giudice. Amen? Perché se tu rimani nel tuo peccato, il Signore dovrà giudicare il peccato nella tua vita e per il peccato sarai condannato. Amen? Quindi questo lo fa lo Spirito Santo. Amen? Quindi questa è la prima fase di azione dello Spirito Santo nella vita di una persona. Amen? Quindi stai tranquillo che lo Spirito Santo opererà nelle persone per cui tu stai pregando. Gloria a Dio. Andiamo bene. Quando una persona si lascia convincere di peccato, cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ti fa nascere di nuovo. Gloria a Dio. Nasce dall'alto, dal cielo. Amen? Chi la fa questa nuova nascita? È lo Spirito Santo. Andiamo a leggere questo in Giovanni 3. Gloria a Dio. Questo fa parte del dialogo di Gesù con Nicodemo in Giovanni capitolo 3. Leggiamo i versi da 5 a 8. Guardate che bello. E dice così. Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Gloria a Dio. E noi vogliamo ringraziare il Signore, che la Bibbia dice che in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto diventa nuovo. E voglio anche questo, dare un'esortazione. Se tu vuoi vedere una vita nuova, una stagione nuova, che Dio realizza il suo proposito di amore, di grazia e di salvezza, metti la tua fede in Gesù. Pentiti di tutti i tuoi peccati, perché il Signore è pronto ad accogliere qualunque peccatore. Con vera penitenza va a Lui, dice: Signore, perdonami, Signore, io ho sbagliato davanti a te, come ha fatto il figlio del prodigo. Il padre lo ha abbracciato, lo ha baciato e lo ha perdonato. E così Dio vuole fare con te. Se c'è ancora qualcuno in ascolto che ancora non ha fatto di Gesù il Signore e il Salvatore della propria vita, stasera ti esorto da parte del Signore: riconciliati con Dio, avrai pace. Riconciliati con Dio, avrai perdono. Riconciliati con Dio, avrai salvezza in Cristo Gesù. Amen. Quando tu fai questa preghiera, cosa fa? Lo Spirito Santo fa di te una nuova creatura. Ciò che è nato dalla carne è carne, e la carne non si può cambiare. Non c'è niente da fare. Quella natura non può essere, tu la carne la puoi cercare di migliorare, cercare di addomesticare, di educare, ma sempre carne rimane e non c'è niente da fare. Quella è la natura. Ma quando una persona mette fede in Gesù, interviene lo Spirito Santo e ne fa una nuova creatura. Tu nasci di nuovo. Tu diventi un figlio di Dio. Tu entri a fare parte della famiglia di Dio, entri a fare parte di un nuovo regno, il regno di Dio. Amen. Questo lo fa lo Spirito Santo. Quindi tu arrendi la tua vita a Gesù e lo Spirito Santo rigenererà il tuo spirito. Nascerai di nuovo nel tuo spirito e diventerai un figlio di Dio. Questo non è opera tua, questo non è frutto di uno sforzo, di un merito, di buone opere. Questa è grazia di Dio, che quando tu metti la tua fede in Gesù come Signore e Salvatore, interviene lo Spirito Santo e ti fa un figlio di Dio, ti dà il diritto, l'autorità di essere un figlio, con la gioia della salvezza, con la gioia del perdono. Tutti i tuoi pesi del passato, del peccato, vengono a cadere e ti sentirai veramente libero dal peso del peccato, libero dai sensi di colpa. Il tuo cuore, che prima era arido, era vuoto, era deluso, quel cuore sarà riempito dell'unico vero amore che lo può soddisfare. Questo è l'amore di Dio. E quindi se tu ti trovi in queste condizioni, magari apparentemente davanti agli altri sembri a posto, ma io ti voglio dire, l'unico che può riempire il tuo cuore, che può guarire il tuo cuore, l'unico che può soddisfare il bisogno di affetto, di amore, di
di benedizione è solo Cristo Gesù. Quando tu lo lasci entrare, lui riempirà. Riempirà. In Apocalisse c'è scritto: io sto alla porta e busso. Se uno apre il suo cuore, io entrerò e cenerò con lui. E può essere che questa è la sera per te, gloria a Dio, che se tu apri il tuo cuore, Gesù entrerà e porterà salvezza. Come quando è entrato in casa di Zaccheo. E Gesù ha detto: oggi la salvezza è entrata in questa casa, gloria a Dio. E così vuole fare con te. Basta che tu apri uno spiraglio della porta del tuo cuore e farai di Gesù il Signore e il Salvatore. Lui entrerà con tutta la sua grazia, con tutto il suo perdono, con tutta la sua benedizione, e la tua vita sarà completamente nuova. Amen. Chissà quante volte qualcuno ha detto: e se avesse la possibilità di avere un nuovo inizio, un nuovo principio, una seconda possibilità. Stasera Dio ti sta dicendo che ti ama e ti vuole dare questa seconda possibilità per dare una svolta nella tua vita e dare una nuova stagione nella tua vita. E mi sento dire questo per qualcuno che nasconde. Magari qualcuno fino ad ora ha pensato che Dio fosse la causa dei suoi problemi. Ma ascolta, Dio non è mai la causa dei tuoi problemi. Dio è sempre la soluzione. È il nemico che ti ha fatto credere che Dio non ti ama, che Dio ce l'ha con te, che Dio è la causa delle tue difficoltà. No, la verità è che Dio ti ama e Lui è la soluzione. Lui ti darà la svolta. Metti la tua piccola fede nel Signore e Lui opererà potentemente. Se avete fede quanto un granello di senape, gloria a Dio, Dio farà questa svolta. Essendo che Dio stasera lo farà nella vita di qualcuno che ci sta ascoltando. Gloria a Dio. E allora, una volta che siamo stati convinti di peccato, abbiamo arreso la nostra vita a Gesù e abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore come Signore e Salvatore, qual è l'altro passo che fa lo Spirito Santo? Una volta che siamo diventati figli di Dio, la promessa è essere battezzati nello Spirito Santo. Bellissimo. Andiamo a leggere. Questo è uno dei versetti più belli, sia per la storia della Chiesa, il giorno della Pentecoste, è l'inizio della storia della Chiesa, gloria a Dio. Ma è, penso che, una pietra miliare anche nella vita di ogni cristiano. Amen. Il giorno in cui siamo stati battezzati nello Spirito Santo. Andiamo a leggere questo in Atti 2, da 1 a 4, bellissimo, solo a ricordarlo ci rallegriamo e veniamo riempiti di fede, perché guardate cosa dice: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti, gloria a Dio, tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Gloria a Dio, gloria a Dio. Benedetto giorno, gloria a Dio, sia per la storia della Chiesa, ma anche benedetto giorno in cui noi abbiamo messo fede in Gesù e il Signore fedelmente ha realizzato questa promessa, perché noi riteniamo che la promessa del battesimo dello Spirito Santo è attuale, è reale. Un po' più avanti nel discorso di Pietro, ripieno di Spirito Santo, dice: per voi è la promessa, per i vostri figli, per quanti sono lontano, per tutti quelli che il Signore Dio nostro chiamerà. Il Signore non ha posto limite né di tempo né di luogo. La promessa del battesimo nello Spirito Santo non è scaduta, è ancora attuale. E ci sono nel mondo milioni e milioni di fratelli e di sorelle che abbiamo realizzato che questa promessa è attuale, è reale, è vera e l'abbiamo sperimentato e la viviamo perché Dio vuole fare questo. Quindi se tu sei un fratello, una sorella salvata e ancora tu non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, il dono, la promessa del battesimo dello Spirito Santo, gloria a Dio, credilo e ricevilo, perché la Bibbia dice che si crede col cuore e si confessa la promessa con la bocca e il Signore fedelmente la realizza. E questo per tanti credenti può essere la serata in cui il Signore ti battezza nello Spirito Santo e comincia a parlare in altre lingue, perché questo è il segno di questa cosa soprannaturale, che tu incominci a parlare in lingue, come lo Spirito Santo ti ispira, gloria a Dio. Questo è bellissimo. E allora, se tu già sei battezzato nello Spirito Santo, che fa? Finisce tutto là? Assolutamente no. Perché il cammino del cristiano è un continuo crescendo, è un continuo miglioramento, è un continuo
una continua crescita nella santificazione, e in questo noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Infatti, se tu sei battezzato nello Spirito Santo, la Bibbia ci insegna che ognuno di noi, che siamo già battezzati nello Spirito Santo, abbiamo bisogno, ma anche il desiderio, la gioia, di essere ripieni di Spirito Santo. Ecco un altro livello a cui lo Spirito Santo ci vuole portare, essere ripieni di Spirito Santo. Questo è importante, perché a volte sento fratelli, ma io 10 anni fa, 20 anni fa, sono stato battezzato nello Spirito Santo, ho parlato in lingue, che gioia, che bella esperienza. Ma dopo anni e anni questo si è spento, questo fuoco, questo zelo non c'è più. Perché? Perché non si è coltivata questa comunione con lo Spirito Santo. Ma ti voglio leggere questo versetto. È scritto in Efesi, bellissimo. In Efesi capitolo 5, dal verso 18. Guardate cosa ci dice l'Apostolo Paolo, guidato, ispirato dallo Spirito Santo. Gloria a Dio, lo prendiamo insieme in Efesi 5:18. Guardate, leggiamolo insieme. Così dice: innanzitutto, non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Gloria a Dio. Amen. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, e sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Alleluia. Vedete qui dice: questa è la volontà di Dio. Il verso dice: questa è la volontà di Dio, che siate ripieni di Spirito Santo. Questo è importante. Poi nell'originale greco è ancora più forte, perché è un imperativo, è un ordine. Amen. Ed è passivo, quindi lasciatevi riempire di Spirito Santo. Ed è anche un, in italiano non c'è, ma è un presente continuativo. Cioè siate continuamente ripieni di Spirito Santo. Gloria a Dio. C'è compito nostro. È compito nostro assicurarci, adoperarci, studiarci, di coltivare la nostra comunione con Dio, affinché sì, il battesimo nello Spirito Santo è una volta nella vita. Questo lo voglio dire, questa è anche sana dottrina pentecostale. Il battesimo avviene una sola volta nella vita di un cristiano, il battesimo nello Spirito Santo. Ma ogni giorno abbiamo bisogno di essere ripieni di Spirito Santo. Ti porto un esempio che tutti possiamo capire. Il telefonino, che tutti noi almeno uno ce l'abbiamo. Tu puoi avere il più bel telefonino del mondo, ok? Ma se tu non lo ricarichi, non può funzionare. Amen. E così siamo noi. Gloria a Dio per la comunione con lo Spirito Santo. Gloria a Dio che siamo stati battezzati nello Spirito Santo. Ma ogni giorno abbiamo bisogno di una nuova, fresca unzione di Spirito Santo. Amen. E come facciamo a parlare? Qui lo dice, non mi voglio soffermare su questo, ma dice parlando in lingue, perché lo dice parlando a voi stessi. E in Corinzi ci spiega che tu, quando parli in lingue, quando parli con Dio, tu parli a Dio e parli a te stesso e ti edifichi, perché chi parla in altra lingua edifica se stesso, gloria a Dio. Amen. Poi cantando, amen, nelle nostre case, seguendo parole di vita, se hai un CD, Cantici Cristiani, e tu stesso canti, perché la lode è un'arma potentissima, sia che dà gloria a Dio, ma sia che edifica la tua vita. E permetta allo Spirito Santo di riempirci, gloria a Dio. Amen. E questo è bellissimo. Ma anche ci parla questo di ringraziare Dio continuamente. E allora ricordati, fratello, se tu ti mormori, ti lamenti, tu stai offendendo Dio e stai perdendo la ricarica dello Spirito Santo. Ma se tu anche in un momento di avversità, in un momento di difficoltà, in un momento di prova, in un momento in cui il vento è contrario, tu incominci a lodare, a benedire, a glorificare, a ringraziare Dio, benissimo, tu sentirai lo Spirito Santo che ti riempirà e ti consolerà. Questo lo voglio dire pure come azione. Voi sapete, Gesù l'ha detto: io me ne vado e a voi conviene che me ne vado, perché se non me ne vado non verrà il consolatore, in greco paracletos, che vuol dire uno chiamato accanto per aiutarmi, difendermi, proteggermi, sostenermi. Amen. E questo fa lo Spirito Santo nella tua vita. Fratello, sorella cara, quando hai bisogno di consolazione, quando hai bisogno di guarigione nell'anima, quando tu hai bisogno di vedere
Dio che ti rialza, che ti sostiene, magari sei abbattuto, sei giù, una brutta notizia, un brutto evento, una brutta cosa. Ascolta, le parole umane servono a ben poco. E allora trova consolazione, forza di rialzarti stando in preghiera, in comunione con lo Spirito Santo. Lui è il nostro consolatore. Amen. E come ho detto, ci protegge, ci difende, ci rialza, ci consola, ci ristora, ci ricarica in maniera tale che quando ci sentiamo giù, a tutti succede, fratello, se non pensate che magari noi ministri, a tutti succede di avere dei momenti in cui ci sentiamo giù, non ci sentiamo neanche la forza fisica a volte di fare delle cose, ma viene lo Spirito Santo e nella nostra debolezza, come diceva l'Apostolo Paolo, la potenza di Dio si manifesta perfetta nella debolezza umana. Quindi fai questa esperienza. Quando tu sei debole, quando tu non sei in grado, quando tu non ce la fai, ricordate, il Romano lo dice pure, quando noi non sappiamo come pregare, lo Spirito ci sovviene con sospiri ineffabili. Quando noi arriviamo, quando noi non abbiamo più forze, gloria a Dio, allora li sperimentiamo. E questo lo voglio dire pure a qualche fratello, sorella che ci sta ascoltando. Quando la tua forza finisce, lì può iniziare l'azione dello Spirito Santo. Quando dice, Signore, io non ce la faccio più, io completamente sono arrivato, metti fede in Dio, ci sarà lo Spirito Santo, che tu finisci e inizia lui, perché a volte sono le nostre autosufficienze, sono il nostro volere fare noi che impedisce a Dio di operare. Allora a volte costringiamo Dio a farci arrivare al limite di noi stessi, che quando noi finiamo inizia l'azione dello Spirito Santo. E se tu sei in questa condizione, tu hai detto, non ce la faccio più, per me è finita, non ho più forze, non ho più speranza, ho perso ogni speranza per il futuro, benissimo. Metti la tua fede, la tua fiducia nello Spirito Santo e lui inizierà a operare, perché lui è colui che ti riempie, ti consola e ti dà una forza che tu non potresti mai avere umanamente. Amen. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Una volta che siamo ripieni di Spirito Santo, la Bibbia dice che c'è una condizione che tutti noi dobbiamo mantenere, quella di essere guidati, condotti dallo Spirito Santo. Amen. Andiamo a leggere, questo è bellissimo, ne prendo uno di ogni affermazione, ma sempre basate sulla parola di Dio in Romani. È bellissimo questo versetto, Romani 8,14. Guardate, leggiamolo insieme e segnatevelo. Romani capitolo 8, il verso 14, insieme, guardate cosa dice. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Amen. Allora, qui voglio dire subito che qui nell'originale greco parla di figli maturi di Dio. Amen. Non è che quelli che magari non sono battezzati nello Spirito Santo o non hanno questa comunione con lo Spirito Santo non sono figli di Dio. Ma qui dice che ogni figlio maturo di Dio si vede da quanto si lascia guidare dallo Spirito Santo. Amen. Più tu cresci spiritualmente e più diventi dipendente dallo Spirito Santo. Perché vedete, la natura umana tende all'indipendenza, tende all'autosufficienza. Ma quando noi cresciamo nello Spirito, maturiamo nel nostro carattere spirituale, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno, ma abbiamo anche la gioia, il privilegio, la felicità di essere condotti, guidati continuamente dallo Spirito Santo. Coltiva questa comunione con lo Spirito Santo. Cerca lo Spirito Santo. Fratello, sorella cara, stai di più con lo Spirito Santo. Quella è la fonte della tua forza, della tua sapienza. Parla di più in lingue, ti voglio dire questo, nella tua devozione personale, parla di più in lingue. E tu vedi che mentre tu stai in comunione con lo Spirito Santo, io lo vedo, mentre parla in lingua lo Spirito Santo ti ispira versetti, rivelazioni. Cose meravigliose che tu non immagini. Amen. Cosa dice la Bibbia? Proprio questo, andiamo pure a leggere questo. Che Dio l'ha rivelata a noi per mezzo del suo Spirito. Bellissimo. Amen. Mentre tu coltivi la tua comunione, stai con lo Spirito, prendi il tuo diletto a stare con lo Spirito Santo, lui prenderà diletto a rivelarti cose meravigliose. Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito. Fratello, sorella cara, Dio ti sta aspettando in preghiera per rivelarti cose preziose, cose che non sono mai salite in cuor d'uomo, che i occhi non hanno visto, orecchie non hanno mai udito. Dio li vuole rivelare a te per mezzo del suo Spirito. Però tu coltiva,
questa comunione. Lasciati guidare, fai come Filippo, lo soldato gli disse: accostati a quel carro. Amen. Oppure Pietro, dopo quella visione: io questi uomini l'ho mandato io, vai con loro, no, non ti creare problemi. Amen. Tu sentirai lo Spirito Santo che ti guiderà nel continuo, gloria a Dio. E questo è un livello meraviglioso per te, per poter aiutare gli altri. Amen. E sarai una fonte di benedizione, di aiuto, di consiglio, di consolazione per gli altri. Se tu coltivi questa comunione con lo Spirito Santo e ti lasci guidare, non essere più condotto dalle circostanze, non essere più condotto né tantomeno dalla carne o da altre persone o da quello che gli altri pensano. Un vero figlio di Dio maturo è una persona condotta, guidata, che si lascia guidare docilmente, in maniera mansueta, in maniera arrendevole. Si lascia guidare dallo Spirito Santo ed è quello che abbiamo bisogno tutti di realizzare. Gloria a Dio. Bellissimo, bellissimo. Grazie, Spirito Santo. Ti voglio esortare a crescere in questo, fratello, sorella. Coltiva la tua comunione con lo Spirito. Di recente ho detto questo ai miei collaboratori. Tu pensa allo Spirito Santo e lo Spirito Santo penserà a tutto. Perché a volte noi pensiamo a tutto, trascuriamo la comunione con lo Spirito Santo e non risolviamo niente. Invece tu pensa allo Spirito Santo, lodalo, benedicilo, prega e poi lo Spirito Santo farà tutto il resto. Ti darà la sapienza, la forza, la capacità, la rivelazione di poter compiere tutte le altre cose. Amen. E poi c'è un'opera che lo Spirito Santo deve fare anche dentro di noi, perché vedete, capire la dottrina, se viene spiegata bene, è facile, cresce nella conoscenza e in altri aspetti. Ma il punto difficile dove abbiamo bisogno di cambiare è nel nostro carattere. Amen. Lì c'è un lavoro forte da fare. E guardate, noi da noi stessi non ci possiamo cambiare, non ci possiamo trasformare, ma c'è lo Spirito Santo che lo può e lo vuole fare. A volte abbiamo combattuto con aspetti del nostro carattere. Fratello, sorella cara, che stai ascoltando, da anni stai lottando con aspetti del tuo carattere che non piacciono neanche a te stesso, pensa agli altri. Ma tu da solo non ce la puoi fare. Questa è la parte, la brutta notizia. Tu non ce la puoi fare. Tu non ti puoi cambiare da te stesso. Ma c'è la buona notizia. Lo Spirito Santo può e vuole cambiare la tua vita, il tuo carattere. Qualche aspetto del tuo carattere che non riesci ancora a sottoporre alla signoria di Gesù. Ma lo Spirito Santo lo può e lo vuole fare. Te lo voglio leggere questo versetto. Gloria a Dio. In 2 Corinzi 3:18. Guardate che cose bellissime che fa lo Spirito Santo nella nostra vita. Leggiamolo insieme con attenzione. E noi tutti, gloria a Dio, se ci mette pure l'Apostolo Paolo, e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito, gloria a Dio. Amen. Noi tutti ne abbiamo di bisogno, nessuno escluso. Amen. Cosa fa lo Spirito Santo? Ci trasforma. Questo termine si trova solo due volte nella Bibbia, metamorfosi. Amen. Che si trova in Romani capitolo 12, quando dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E poi qui dice che ci trasforma. Sapete, questa parola si usa anche nella scienza, quando c'è la trasformazione del baco da seta. Da verme a farfalla. E si parla di metamorfosi, cambiamento, da verme a farfalla, gloria a Dio. E questa trasformazione nella tua vita, nella mia vita, nella vita di tutti noi, dice l'Apostolo Paolo, la può fare solo lo Spirito Santo. Quindi ti voglio dire questo, fratello caro, non disperare. C'è qualche aspetto della tua vita, del tuo carattere che tu non riesci a cambiare, ci hai combattuto per anni, un difetto, un vizio. Un aspetto che non va, stai davanti a Dio e permette allo Spirito Santo di trasformare quello spigolo, quell'aspetto ruvido, quell'aspetto acido, quell'aspetto che non va, che non è secondo la mansuetudine e l'umiltà di Gesù. Ma qui ci dice che mentre noi contempliamo il Signore come nostro modello, lo Spirito Santo ci trasforma alla stessa immagine di Gesù. E lo Spirito Santo lo vuole fare nella tua vita. Questa è la bella notizia. Con lo Spirito Santo ce la puoi fare. Meglio, lo Spirito Santo ce la farà nella tua vita. Amen.
basta che tu ti arrendi. Noi ci arrendiamo e lo Spirito Santo fa l'opera. Amen, amen. Se permettiamo questo, c'è un'altra fase bellissima nella vita del cristiano. Andiamola a leggere. In Luca capitolo 4, guardate. Alleluia, grazie, Spirito Santo meraviglioso. Leggiamo dal verso 14, guardate che bello. Luca 4, questo è l'inizio del ministero di Gesù. Dal verso 16, scusate, sì. Allora, da dove leggiamo? Benissimo, dal verso 16, benissimo. E dice così: e si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, entrò il giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto. Gloria a Dio. Guardate, nella vita di Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Leggiamolo insieme, il verso 18. Ecco, lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per proclamare l'anno accettevole del Signore. Grazie Gesù. Allora, vedete, Gesù dopo che ha vinto la tentazione, c'è scritto che fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato, quindi lo Spirito Santo l'ha capeggiato, e c'è scritto che è uscito dal deserto nella potenza dello Spirito Santo. Andò in questa sinagoga di Nazareth, gli fu dato il libro del profeta Isaia, il rotolo, e andò a trovare questo brano, questa promessa. Lo Spirito del Signore è sopra di me, e mi ha unto per che cosa? Innanzitutto per evangelizzare i popoli. Amen. Voi riceverete potenza e mi sarete testimoni. Questa potenza, caro fratello, cara sorella, non può venire da sforzi nostri umani, ma questa potenza viene dallo Spirito Santo che è onnipotente, gloria a Dio, ed ha tutte le risorse per poterci permettere di servire Dio in maniera soprannaturale, evangelizzare. Mi ha unto per annunziare la liberazione ai prigionieri. Sapete quanti prigionieri ci sono? Non tanto nelle carceri visibili, ma prigionieri del peccato, dei vizi, delle opere di magie, dell'idolatria e di schiavitù, di peccati del passato, di maledizioni generazionali. Benissimo, l'unico che può spezzare il giogo, come è scritto nell'Antico Testamento, l'olio, l'unzione spezza il giogo, gloria a Dio. E lo Spirito Santo in noi, attraverso di noi, è potente per liberare i prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, sia in senso naturale che in senso spirituale, gloria a Dio. Quanti ciechi accecati dall'odio, dal rancore, da false dottrine. Ma lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, quando arriva, porta ad aprire gli occhi, gloria a Dio, e poi per rimettere in libertà gli oppressi. Quante persone abbiamo visto oppresse, soprattutto quelle che hanno avuto a che fare con opere di magia, opere di fattucchieria, opere di tenebre, poi sono tenute in una cappa, sotto un macigno, sotto un'oppressione terribile. Ma quando arriva l'annuncio dell'Evangelo e la potenza dello Spirito Santo, quelle persone che un giorno prima, un momento prima, erano veramente la vita distrutta, arriva lo Spirito Santo, spezza il giogo, spezza la maledizione, spezza tutte le conseguenze del passato e dà piena liberazione. E poi dice l'anno accettevole del Signore. Nell'originale è il giubileo, l'anno della grazia, l'anno dove Dio ti vuole fare recuperare tutto quello che il nemico ti aveva rubato. Amen, voi sapete, il giubileo avveniva dopo 7 settimane di anni, quindi dopo 49 anni, il 50° anno era il giubileo, dove ognuno ritornava proprietario di tutti i suoi beni. Se per motivi di debiti, fallimento, aveva perso case, terreni, a volte persone, gloria a Dio, li recuperava. E qui dice che per la grazia di Gesù e per la potenza dello Spirito Santo, lui ci dà la grazia e l'onore di recuperare tutto quello che il nemico ci aveva tolto, ci aveva rubato, magari a causa pure dei nostri errori, dei nostri sbagli. Ma arriva la grazia di Dio, lo Spirito Santo ce lo rivela e ci fa recuperare tutto quello che avevamo perso, per magari scelte sbagliate, e decisioni sbagliate e via dicendo. Ma arriva la grazia di Dio nella potenza dello Spirito Santo e ti fa recuperare tutto, gloria a Dio. Amen. E questo è quello che lo Spirito Santo vuole fare anche nella tua vita. E poi voglio concludere che poi preghiamo. Cosa fa lo Spirito Santo pure?
Lo Spirito Santo ci prepara per l'imminente ritorno di Gesù. Lo sai che Gesù sta ritornando? Vede tutti i segni di cui Gesù ci ha parlato, ma anche nell'Antico Testamento, il profeta Daniele, Isaia, Ezechiele, nel Nuovo Testamento, il discorso profetico di Gesù, ma anche quello che dice l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, prima e seconda epistola, l'Apostolo Giovanni, tutti i segni si stanno perfettamente realizzato. Guerre, rumore di guerre, pestilenze, carestie, terremoti in vari luoghi, ovunque. Amen. Il ritorno di Israele nella terra promessa. Quella generazione del 1948 in cui Israele è ritornato allo Stato non passerà, che vedrà il ritorno di Gesù. E noi siamo questa generazione, gloria a Dio. Ma andiamo a leggere questo versetto bellissimo. Chi ci prepara per incontrare lo sposo? Chi ci prepara come Chiesa, come sposa di Cristo, sia individualmente che come insieme per incontrare Gesù e lo Spirito Santo. Amen. Come quando Abramo mandò il suo servo per andare a prendere la sposa per il suo figlio Isacco. Gloria a Dio. Questo è profetico che Dio ha mandato lo Spirito Santo per preparare la Chiesa per Gesù. Andiamo a leggere Apocalisse 22:17. Gloria a Dio. Apocalisse capitolo 22. Il verso 17. Cosa dice? Bellissimo. Lo Spirito Santo e la sposa, la Chiesa, dicono insieme, vieni. E chi ode dica, vieni. E chi ha sete, venga. E chi vuole, prende il dono dell'acqua della vita. Amen. Cosa dicono lo Spirito e la sposa? Dicono, vieni, Signore Gesù. Amen. Lo Spirito Santo sta preparando una sposa senza macchia, senza ruga, santa e irreprensibile per lo sposo. E noi siamo felici di fare parte della sposa di Gesù. Tutte le cose di questa vita, di questo mondo, stanno finendo, la vana apparenza di questo mondo sta crollando miseramente. Ma tutte quelle che abbiamo messo la nostra fede in Gesù, gloria a Dio, stiamo vedendo l'alba di un nuovo giorno. Anche se nel mondo le tenebre stanno diventando sempre più fitte, come dice il profeta Isaia, le tenebre copriranno tutta la terra, ma sulla Chiesa risplenderà la luce, sarà luce e aspettiamo l'alba di un nuovo giorno che Gesù presto verrà a prendere la sua sposa. Ci sarà il rapimento della Chiesa e staremo con lui per tutta l'eternità. E lo Spirito Santo la sta preparando, questa sposa, in maniera meravigliosa. E la mia preghiera, il mio desiderio è che ognuno di noi facciamo parte di questa sposa meravigliosa. Amen. Amen, Pastore Cataldo. Grazie di questo tempo, di questo spazio. Indica tu come ci muoviamo. Grazie, grazie a te, ma noi vogliamo pregare in questo momento insieme e presentiamo anche quelli che sono insieme con noi. Ci sono delle richieste di preghiera di persone che hanno bisogno che il Signore intervenga e noi approfittiamo di questa occasione, invitando coloro che sono insieme con noi di accordarsi, proprio come dice la Scrittura. La Scrittura dice che se noi ci accordiamo, il Padre risponde. Perciò te che sei a casa, che hai bisogno di che il Signore intervenga nei tuoi bisogni familiari, personali, di salute spirituale, di salvezza, di battesimo nello Spirito Santo, mettiti insieme con noi, mentre il fratello insieme con me e con te che sei dall'altra parte, ci uniamo e cerchiamo il Signore che intervenga in potenza nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo sistema dentro e fuori, in tutti i tuoi bisogni. Ti vogliamo presentare al Signore perché Dio ci chiama a fare questo. Dice la Scrittura che noi siamo sacerdoti. I sacerdoti cosa fanno? Quando sono con Dio parlano dell'uomo, quando sono con l'uomo gli parlano di Dio e li presentiamo a Dio. E così vogliamo fare in questo momento. Allora io ti seguo, ti sostengo nella preghiera perché non possiamo parlare tutti e due. Tu vai avanti tranquillo con la preghiera, tu che sei a casa ti metti insieme con noi e insieme presentiamo al Signore i bisogni di quelli che hanno bisogno questa sera, perché il Signore
risponde, Signore parla, Signore incoraggia, lo Spirito Santo è all'opera e vogliamo proprio chiedere allo Spirito Santo che venga su di noi dai quattro venti, da tutte le parti del mondo, si spanda sopra di noi come una nuvola di benedizione. Man mano noi ci colleghiamo come quando prendiamo internet, chiediamo che il suo dominio sia sopra di noi, così attingiamo, riceviamo questa vita spirituale da parte dello Spirito Santo. Allora vai avanti, ti seguiamo, pastore. Alleluia, 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 gloria a te, gloria al Padre. Signore, ti Grazie, benediciamo, Signore, grazie, Padre, ti della tua meravigliosa benediciamo. parola. Ti vogliamo ringraziare di vero cuore perché la tua Sì, parola è vita, Signore. Signore, sì, La tua Signore, parola è sì, una lampada al Signore. nostro piede, una luce nel nostro sentiero, Signore. Ci illumina, ci rivela, Signore. Sì, Ci rivela qual è il Signore, tuo sì, cuore di amore per Signore, noi, oh Signore. sì, Ci Signore, rivela, Signore, che tu hai propositi di sì, pace per darci un avvenire, una speranza, Signore. Signore. Sì, Grazie, Signore, Signore, grazie che ci hai sì, salvati, oh Signore. Nel nome di Gesù, Signore. E ti vogliamo pregare se ci sono ancora persone che non sono salvate, oh Signore. E ci accordiamo con fratelli e sorelle che tu, Signore, operi la vita di mariti, di mogli, di genitori, di figli, oh Signore, che da tanti anni hanno evangelizzato, Sì, hanno pregato, Signore, Signore, sì, nel nome e Signore, con sì, l'autorità di Gesù, Signore. Signore, sì, Ti preghiamo che tu Signore, li convinci, Signore, per vai mezzo dello Spirito Spirito Santo, Santo li di convinci di Dio, vai peccato, di Spirito giustizia, di Santo, giudizio, Signore. Spirito Incontra Santo tu, di Signore. Dio, Noi li abbiamo Signore, evangelizzati, Signore. Come lasciate, dice l'Apostolo, abbiamo seminato, abbiamo annaffiato. Ora tu, Signore, fai crescere, tu sei il tutto, Signore. E li affidiamo a te con tutto il nostro cuore, Signore. E facciamo, come abbiamo detto, una preghiera di fede, di accordo, perché tu presto incontrerai questi familiari e li cambierai. Quelli che magari ci hanno contrastato, ci hanno perseguitato, ci hanno deriso, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Incontrali potentemente, Sì, Signore. Perché quando Signore, tu li sì, convinci di peccare, Signore, sì, sì, Signore, Signore. racchita. Oh, Signore, porti un cambiamento. Basta un tuo tocco, un attimo, Signore, della tua onnipotenza e cambi le persone più dure, Signore. Come tu hai cambiato Saulo da Tarso, Signore, nella via di Damasco. Così tu puoi cambiare il peggiore persecutore, il peggiore avversario in un tuo servo, in un tuo figlio, Signore. E così proclamiamo per tutti i nostri familiari, Signore, per tutti i parenti, per tutti quelli che abbiamo evangelizzato, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E ti preghiamo, Signore, ancora per fratelli e sorelle, che tu li battezzi nello Spirito Santo. Sì, Signore, Per voi è la promessa. sì, tu Per i sei vostri figli, grande, per quanto il Signore Dio alleluia, nostro è tu sei chiaro. grande, Signore, noi ti preghiamo che loro possano ricevere il dono dello Spirito Santo, per fede, sì, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, un atto di fede, un atto di abbandono, fiducioso, e tu realizzerai la tua promessa. Ora, 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 sì, ti Signore, supplichiamo, racchita la maestà. Signore, Signore, opera tu con potenza e Racchita con la grazia, con maestà. autorità e con fedeltà, perché tu che hai fatto la promessa sei potente da mantenerla. Sì, battezza nello Spirito Santo. Oh, e riempi, 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 ravviva, Signore. Noi ti preghiamo che tanto, Signore, la cui fiamma, Signore, si stava spegnendo, Signore. Ravviva, Signore, ravviva il fuoco, Signore. Ravviva questa fiamma, Signore. Dai nuovo olio, Signore, nel nome di Gesù. Affinché nel nome di Gesù, Signore, diventiamo tutte delle fiamme di fuoco. Se tu l'hai detto, Signore, tu dei tuoi ministri fai delle fiamme di fuoco, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Una nuova riconsacrazione a te, Signore, in vista del ritorno di Gesù, Signore. Ti supplichiamo, Signore, intervieni potentemente. Intervieni potentemente. Così ti vogliamo pregare, Signore. Sì, Signore, come tu ci hai promesso, Signore, quanti sono feriti, quanti ci sono cuori delusi, quanti cuori, Signore, abbattuti da avversità, da tribolazione. Ti preghiamo, Spirito Santo, Spirito Consolatore, Signore, guarisci, lenisci col tuo olio, Signore. A volte tanti fratelli, tante sorelle soffrono solitudine, incomprensioni, disprezzo,
Signore, noi ti preghiamo, Spirito Santo, Signore, arriva lì, nelle loro case, Signore, e fagli sentire la tua presenza. Tu sì, sei presso a tutti Signore. quelli che ti invocano in verità in questo momento, Signore. Ti preghiamo per mezzo dello Spirito Santo. Fai sentire, Signore, una fresca consolazione. Oh, Spirito Santo, sì, sentiamo che tu lo stai facendo, Signore, nella vita di tante sorelle. Magari sono sole, sono vedove, non sono capite dai familiari, o fratelli, Signore, che hanno contrasti in famiglia, o figli che magari i genitori non li capiscono, anzi li ostacolano. Signore, ti preghiamo, Signore. Tu che sei onnipresente, onnisciente, onnipotente, Signore, tu li stai arrivando lì nelle loro case, dove si trovano, qui in comunione con noi, davanti a questo televisore, Signore. Tu arrivi con l'unzione dello Spirito Santo. E li consoli, li ravvivi, li rialzi, nel nome di Gesù, e gli dai nuove forze, nuovo vigore, Signore, Sì, nuovo Signore, appegno, Signore, per rimanere fedeli fino al glorioso ritorno di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, Signore. E ancora ti preghiamo, Signore, apri gli occhi ai ciechi, Signore. Quanti abbiamo evangelizzati ancora vogliono stare lì, Signore, accecati da tradizioni religiose, dalla propria autogiustizia, oppure sono accecati dall'odio, dal rancore. Signore, ti preghiamo, Signore, ti preghiamo che si arrendono a te, Signore. E tu, Signore, opererai potentemente. Sento questa forte esortazione, perdona, perdona. Qualunque offesa ti abbiano fatto, fratello, sorella, perdona, perdona. E Dio ti guarirà. E Dio ristorerà il tuo cuore. Liberati da questo peso. Liberati da questa amarezza. E Dio guarirà il tuo cuore. Ti consolerà dall'afflizione, dall'offesa che hai subito. Anche dal danno che hai subito. Dio ti ricompenserà. Ma tu perdona, perdona. Perdona nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. E quanti oppresse, Signore. Noi ti preghiamo per la liberazione degli oppressi, Signore. Magari si sono trovati in circostanze per scelte sbagliate, si trovano in un vicolo cieco. Signore, non sanno come uscire. Ma la tua parola ci dice, Signore, che tu per ogni problema hai una soluzione, per ogni afflizione hai una consolazione. E noi ti preghiamo, Signore, rivelati, opera. Opera in tutti quelli che stanno confidando in te, Signore. Sì, Signore, opererai grandemente. Già noi in fede ti ringraziamo con tutto il cuore, e in fede ti benediciamo, perché sappiamo che tu sei il Dio d'amore e si muove sempre in favore di tutti quelli che confidiamo in te. Grazie, Signore, che tu lo fai. Grazie, Signore, grazie. E ora ti preghiamo, Signore, che fratelli e sorelle che sono stati derubati, magari anche materialmente, da inganni e bugie di parenti e di familiari. Signore, ti preghiamo, Signore, per l'opera di redenzione di Gesù, per il giubileo che Gesù ha portato con la sua morte e la sua resurrezione. Noi reclamiamo e decretiamo che questi fratelli possano recuperare tutto quello che il nemico gli aveva rubato, che persone gli avevano defraudato. Nel nome di Gesù. Nel nome e per la potenza della croce di Gesù, noi proclamiamo recupero, restituzione, reintegrazione, ricompensa che viene da te, nella loro vita. Credilo, fratello, credilo, sorella. Dio ti ricompenserà e la sua ricompensa sarà grandissima. Metti fede in Dio, che Dio è in grado di muovere ogni circostanza, ogni situazione, per agire e fare cooperare tutto in favore di quelli che lo amano. Grazie, Padre. Ti ringraziamo. Ti ringraziamo, mettiamo fede in te e abbiamo la certezza, Signore, che tu ci hai ascoltato, che tu ci hai esaudito, e che in fede ti benediciamo con tutto il cuore. Ti ringraziamo nel nome potente di Gesù. Amen. E amen. E amen. Gloria a te, Grazie, Spirito Santo. Signore. Alleluia, Grazie, Padre. Signore. Grazie, grazie, grazie. Grazie con tutto il cuore, Alleluia, Signore. grazie, Signore. Grazie. Signore, ti vogliamo presentare quanti pregano per i loro figli.
Noi non preghiamo soltanto per coloro che pregano per i loro figli, ma preghiamo per i loro figli in questo momento. Ci accordiamo con quanti genitori desiderano vedere i loro figli salvati, Signore. Sì. Li presentiamo a te anche noi questa sera perché ci sono tanti genitori che soffrono, Signore. Gli viene tolta anche la gioia della salvezza a volte perché il dispiacere li coglie di voler vedere i loro figli che ritornino al Signore, che conoscano il Signore. Signore, noi presentiamo i genitori che siano forti in te e presentiamo insieme i loro figli questa sera. Sera, sì, che tu li porti a salvezza nel nome di Gesù, che ogni genitore che desidera essere insieme qui e insieme lì, Signore, noi li presentiamo a te nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per questa serata, come tu ci hai aiutato a comprendere tante cose che diversamente non avremmo compreso ed ora, Signore, chiediamo a te un'assistenza che continui mentre noi ci fermiamo e benediciamo ognuno nel nome del Signore che è stato insieme con noi e che ascolta anche attraverso i social questi messaggi speciali che vengono da parte tua. Signore, per lo Spirito Santo, continua a parlare, parlaci. Noi abbiamo bisogno che tu ci parli. Coloro che siamo insieme hanno bisogno che tu parli. Perciò, Signore, sì, Spirito Santo di Dio, nostro collaboratore, nostro partner in missione, presentiamo tutti coloro che tu hai da dire ancora. Parla, continua a parlare per portarci ad una maturità spirituale, ognuno che salga al prossimo scalino per continuare questo cammino insieme con te, Signore, perché la nostra vita è come la scala di Giacobbe che arriva fino al cielo e noi abbiamo bisogno di crescere, crescere, sviluppare, migliorare ogni giorno la nostra vita spirituale. Signore, grazie per il fratello, per i fratelli che hanno partecipato. Che la tua benedizione si posa su ciascuno e sulle loro famiglie. E a te, Padre Dio Onnipotente, nostro Dio, a te Gesù, nostro Signore e Salvatore, a te Spirito Santo, nostra guida e consolatore, diamo lode, onore e gloria, ora e sempre. Amen, amen, amen. Gloria al Signore, gloria al Signore. Ebbene, Pastore, Dio ti benedica, grazie per la partecipazione. Alla prossima, appena puoi, noi siamo sempre aperti per continuare a seminare in questo grande campo che il Signore ci ha dato. Dio ti benedica, pace, buonanotte. Non mi senti? Sì, ora sì, mi senti? Ti sento adesso, sì. Sì. Benissimo. Dio ti benedica, pace. Ti Sì, molto, mi senti, pastore? sento adesso, sì, grazie. Sì. Dio Dio vi ti benedica. benedice, buona serata. Pace, pace, e a Dio sia la gloria. Dio ti benedica e anche a te che sei stata insieme con noi, tu che sei stato insieme con noi, che il Signore ti benedica abbondantemente. Ci vediamo domattina, Dio piacendo. Alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme ci incoraggiamo e cresciamo nella fede, perché la fede è forza nella nostra vita. Pace, buonanotte, a domani mattina, Dio piacendo.